Tre sere alla settimana in diretta, comincio a pensare siano forse un po' troppe, motivo per il quale dalla settimana prossima ci ritiriamo, ci diamo al calcio, al curling, all'ippica o forse al mini golf. Stasera ci siamo dati appuntamento per celebrare una ricorrenza, un anniversario importante, perché con Stefano D'Asta era un po' di tempo che dicevamo, cavoli, siamo vecchi, soprattutto lui sta diventando vecchio perché io divento giovane, sempre più giovane, ci sento bene. E insomma l'anniversario è di quelli tosti, di quelli che a volte no, segnano... E a volte quando ci pensi non sembra quasi neanche vero, perché se penso a quanti anni sono passati, tutto quello che ho passato qua dentro davvero è incredibile. Mi sono volati gli anni in un modo pazzesco. Mio padre me l'ha sempre detto, guarda che la vita ti passa davanti velocissimamente. In effetti è stato così, sì, tra lotte, vittorie. Però se fai così sei triste, la gente gira. No, ma perché la serata di 20 anni infatti... di Fibiresi di Lotus, da ste piange all'inizio siamo rovinati. No, hai ragione, no, ma perché mi viene un po' di malinconia pensare un po' tutti gli anni che sono passati, le cose che abbiamo fatto veramente. Dall'inizio abbiamo fatto veramente delle cose incredibili, dei passi da gigante. Ho sempre avuto di fianco a me delle persone grandiose che mi hanno comunque insegnato tante, una di queste è proprio... Allora fai così, Franco. Presentaceli tutti, così poi ridiamo la linea alla regia, torniamo e cominci a parlare, noi ci sediamo, prepariamo i fazzoletti perché abbiamo capito che ci vuoi far piangere. Allora Kleenex presentiamo a manetta. Franco Conti, che è il grandissimo motorista che io ho sempre avuto, lui ha sempre fatto bene o male tutti i miei motori e infatti il motivo per cui sono sempre... o quando sono andato forte grazie ai suoi motori ed è oggi capo officina della PB e del nostro, è il motorista ufficiale della Lotus Cup Italia e poi anche di tutti i motori che facciamo in generale nel motorsport. Quindi, perfetto, manco. Poi vai, comincia a fare la tua sinistra, poi torniamo di qua. Lui non mi ricordo come si chiama, però mi sembra no, Fabio Radice. Ciao Fabio. Fabio Radice, che è pilota della Lotus Cup Italia, l'abbiamo conosciuto 15 anni fa ed era già bianco. No, scherzo. No, però comunque sì, pilota della Lotus Cup Italia, quest'anno ha fatto tutta la stagione e sta andando veramente forte, bravo. Luigi Pagliara, che è un cliente, proprietario di una Evora GT 430, che è una serie limitatissima, probabilmente ce ne saranno due in Italia. E che vedremo stasera? Due o tre in Italia, no, purtroppo non la vedremo stasera perché lui è arrivato direttamente dall'ufficio e non aveva voglia di passare a casa. Grazie per la delicatezza, siamo venuti qua per vedere la tua macchina, splendido, però ne vedremo un'altra di Evora. Calci nel di dietro, esatto. Per lui. Luca Morelli, che è un altro cliente che ha un Exige Cup 380 che in questo momento è dietro, ricoverata in officina, gli stiamo facendo un po' di modifiche, lui è un po' matto, ha montato un cambio sequenziale su una macchina stradale, cambio che cambia in 60 millesimi di secondo, quindi full gas. Sì, il cambio praticamente funziona come io quando gliela consegnate voglio essere qua e voglio andare al casello quindi di Dalmine perché voglio vederlo passare. No, non lo facciamo fare, non gli facciamo fare il telepass, ma via car, così deve partire da fermo. Voglio vedere quanto ci mette. All'innesto della prima passa già il telepass. Esatto. Ok. Questo da chi parti? Maurizio. Lo conosco lui. Sì, lo conosco. Maurizio. Ciao a tutti. Maurizio Fortina, che è il mio da 2 anni e mezzo ormai, è mio socio. E, da 2 anni, sì. E, niente. Vabbè. Pensa che lui in macchina, oltre ad essere fantastico, sì. Come persona e come diciamo uomo azienda è riuscito a far vincere in macchina anche me, per cui va veramente forte, cioè Matteo va veramente forte, Maurizio ha fatto vincere anche me, per è cui... vero. E, ciao Mau. E niente, quindi vabbè, Maurizio ha vinto vabbè, noi ci conosciamo da un sacco di anni, abbiamo un rapporto d'amicizia bellissimo, ha vinto la Lotus Cup nel 2010, poi negli anni così comunque ci siamo sempre mantenuti in contatto, abbiamo fatto anche delle belle vacanze insieme e poi da 2 anni a questa parte diciamo che è stata una delle chiavi dell'evoluzione che abbiamo avuto proprio negli ultimi anni. Molto bene. Sì. Vituzieri, colonna portante della Lotus Cup Italia, e con Vito abbiamo iniziato praticamente a correre nel campionato GTS, che era un campionato che faceva
Sergio Peroni, che aveva un successo incredibile. Allora mi ricordo c'erano 40 macchine in griglia, noi correvamo, Vito aveva un Exige 240 cap. No, era il 192? No, 240. Vito, il microfono. E, sì, la prima, la 240 cap, e, però il problema è che ci scontravamo contro delle cose che erano veramente abominevoli. Infatti poco tempo fa mi ha fatto rivedere un video di una partenza. Una partenza tua con la cap contro, sì, il Ferrari, se non ricordo, sì, male. Sì, bravo, bravo, a Vallelunga. E, sì, è stata bella. Divertente. Va bene, bene, Vito ci ha portato, è la prima macchina che vedremo a rientro alla, sì, pubblicità, una, veramente una meraviglia. Io la ritengo una delle più belle Lotus di sempre, però voglio sentire poi i vostri pareri. Infatti. Luca Silva, che è un altro carissimo cliente, pilota anche lui della Lotus Cup Italia, e ha fatto due o tre gare lo scorso anno. Giusto? Sì. E adesso ha un Exige 380. Che vedremo stasera in trasmissione. Giusto. Questo fermo qui di fianco a me invece? Lui, non mi ricordo come si chiama, si chiami De Florian o De Florian? De Florian, se no non ci fa un mazzo così. Ciao, sì, Matteo. No, scherzo. Tutto bene? Leader della classifica? Leader, okay. Attualmente leader della classifica con 3 punti di vantaggio, wow, se non sbaglio, 4. A Imola tra qualche giorno, tra 15 giorni, vedremo, sì, 20 giorni, quant'è? A Imola tra qualche giorno, sì, sarà bella tosta, perché comunque noi il regolamento l'abbiamo fatto un po' sulla falsa riga WTCC, no? E quindi all'ultimo evento c'è il punteggio doppio, quindi il fatto del punteggio doppio fa rimuscolare abbastanza le carte e comunque tiene in gioco, sono in 4-5 addirittura. Poi Imola è un pistino, per cui è, no, una, infatti, robina proprio, no, sì, Matteo? Non è tanto, sì, da... Sì. Sì, una robina da ridere. Poi con l'Elise non si gira neanche tanto. No, non vieni giù neanche forte lì dalle acque minerali. No, infatti. Poi non pioverà neanche, non pioverà tra l'altro. No, non piove. Quasi come al curvone di Monza. Sì, esattamente uguale. Porca miseria. Va bene, allora, do la linea alla regia. Poi torniamo, ricominciamo i 20 anni in PB Racing e poi abbiamo una decina di macchine, una più bella dell'altra. Per cui emozioni pure questa sera targate PB Racing e soprattutto Lotus. Nonostante la presenza di Maurizio Fortina, sarà una bellissima serata. Grazie. Torniamo subito. Ehi, siete pronti? Qualche minuto di offerte Fassina. BMW Serie 2 Active Tourer, allestimento Sport Luxury, 60.000 km, motore 2000, turbo diesel, 190 cavalli, garanzia 12 mesi, vettura automatica, 21.900 euro. BMW 318D Touring, allestimento Sport, 2000 turbo diesel, 150 cavalli, con 80.000 km, garanzia 12 mesi, autovettura full optional, con cambio automatico, 20.900 euro. Honda CR-V Elegance, 1600 turbo diesel, con 120 cavalli, 60.000 km percorsi, full optional, 15.600 euro. Mercedes classe A, che bello questo allestimento, è una 180D Premium AMG, 1500 turbo diesel con 109 cavalli, soli 30.000 km percorsi, 24.900 euro. BMW 316 Touring, allestimento business, 2000 turbo diesel, 116 cavalli, con climatizzatore, navigatore e cambio automatico, 16.900 euro. Audi A6 Avant, 3000 turbo diesel, 233 cavalli, garanzia 24 mesi, 4x4 automatica, 8.900 euro. Ford Kuga Titanium automatica 4x4 2000 turbo diesel 163 cavalli, garanzia 12 mesi 13.400 euro. Quante scritte su questo parabrezza! È una Touran Highline 2000 turbo diesel 170 cavalli, automatica, 7 posti, motore turbo diesel, come ho detto, garanzia 24 mesi, soli 10.600 euro. Questo è uno dei familiari più sportivi che il mercato automobilistico abbia presentato, una Mercedes CLS 250 motore 2002 turbo diesel 204 cavalli, garanzia 12 mesi, vettura assolutamente full optional, 24.900 euro. Jaguar XF nell'allestimento più bello che si potesse immaginare, l'R Sport 2000 turbo diesel 180 cavalli, vettura chilometri zero con trazione integrale, garanzia ufficiale Jaguar 46.500 euro. Ragazzi, messaggio chiaro, fate così, venite qui, fate così, la macchina vi piace, girate, venduto. Dove? Nelle due sedi del gruppo Fassina, in via Roma 15 e in via Giovan Battista Grassi a Milano. Questo è il Car Village, bye bye, ciao!
20 anni in PB Racing, 20 anni targati e marchiati Lotus, 20 anni che diventeranno 40, 60, 80, infiniti anni ti aspettano ancora, Stefano. Mamma. Di litigate, di lotte, di successi, bello. Di casini, perché bordelli. Qua l'officina dietro, che vedremo poi magari in uno speciale che faremo più avanti, un'officina dove il motorsport ha sempre avuto la predominanza, è dalla base motorsport, si è poi arrivati all'evoluzione sul prodotto di serie, che è un'evoluzione che sa fare solo chi fa il sì. tipo di lavoro che fate voi, Stefano. Sì, hai detto giusto, perché io, allora, diciamo che quando siamo partiti, vabbè, il mio background di esperienza nel motorsport chiaramente mi ha fatto sempre rimanere molto attaccato al mondo delle corse, però io ho sempre visto il mondo delle corse il modo giusto per poter creare la squadra all'interno della PB Racing che potesse sostenere e assistere i clienti che vanno in giro per strada tutti i giorni nel modo migliore, no? Perché poi uno, purtroppo per luogo comune, spesso si tende a pensare che per chi faccia motorsport non sia in grado magari di fare assistenza ad una macchina stradale, oppure che ti facciano una macchina troppo rigida, troppo estrema, certo. E invece non è assolutamente vero, perché anzi la cosa bella proprio del motorsport è che mette i ragazzi che lavorano nel mondo del motorsport di fronte a delle situazioni, a delle sollecitazioni meccaniche che per strada un meccanico normale non se ne renderebbe neanche conto. E quindi poi quando vanno a lavorare sulle macchine, e io ho scelto di lavorare con Lotus, diciamo, vabbè, ho avuto una grossa possibilità e quindi l'ho sfruttata, e poi comunque l'ho sempre vista come il miglior anello di congiunzione tra una macchina da corsa e una macchina stradale. Mi sono sempre piaciute perché comunque dal punto di vista sicurezza sono sicurissime, e quindi lavorando su un tipo di macchina così è chiaro che sono delle macchine che riescono a raggiungere appunto, come dicevo prima, delle sollecitazioni meccaniche elevate anche per strada, perché tengono veramente tantissimo la strada, frenano fortissimo, quindi riescono a sopportare delle forze laterali e longitudinali che sono meramente elevate, e quindi diciamo che per poter fare assistenza nel migliore dei modi ad una macchina non esiste miglior campo che il campo gara per far imparare i ragazzi a capire quali siano i punti deboli della macchina o quali siano i punti da tenere più d'occhio perché il cliente possa andare in giro in un modo sicuro. Certo, no? Certo. E allora infatti io ho subito dato l'orientamento molto pista delle macchine, ho cercato subito di sfruttare questo grosso potenziale che avevano. E ho iniziato praticamente da subito a fare del motorsport con le Lotus. Io l'avevo già fatto, certo, con altre macchine, e quindi Stefano, tra l'altro, si parte da una base, quella voluta da Anthony Colin, Bruce Chapman, quella di togliere peso per raggiungere prestazione, no? Per cui sì, è un'equazione che alla fine si è dimostrata assolutamente vincente, con tutti i problemi che ha avuto Chapman con i suoi piloti, perché spesso fin troppo estremo, no? Per cui sì, mettendo a rischio i piloti, però il prodotto di serie nasce da quella filosofia e con quella filosofia si è evoluto. Abbiamo volutamente inserito la vettura di Vitozieri perché è praticamente coeva, no? Con BB sì, Racing, lei è una vettura degli inizi degli anni 2000 sì, e la tua storia con Lotus parte dal 99, per cui sì, quanti ricordi con questa vettura? Questa... E poi voglio sentire Vito perché l'ha voluta tra le sue Lotus. Infatti, allora, è una macchina che è spettacolare, perché comunque è un 1.8 col motore Rover. Il motore Rover era stato scelto perché era molto leggero, perché è molto leggero, è un motore compattissimo, leggerissimo. Già riesci a far aprire il cofano? Sì, da un... Awesome, almeno vediamo anche, grazie. Se potete aprire il cofano. Scusa, è bello, anche no, ma almeno infatti vediamo anche il motore. Motore è appunto 1.8 Rover con i quattro corpi farfallati, e è un motore 1.8 su cui poi Franco ci potrà anche raccontare qualcosa più nel tecnico. Motore con le punterie meccaniche, quindi diciamo che, Franco, correggimi se sbaglio, è tipo il motore di una Kit, di una Maxi, perché con le quattro farfalle... Sì, in pratica è proprio un motore di una Kit di ultima generazione, loro l'hanno fatto negli anni 80, negli anni 2000, sì, insomma, gran motore.
E la macchina aveva 193 cavalli con 750 kg di peso. Il telaio utilizza il telaio della prima Elise dell'MK1, quindi comunque sempre rigidissimo. E ammortizzatori, montava degli ammortizzatori Koenig con la portaghiera regolabile, addirittura già la macchina stradale. E poi vabbè, le ultime le avevano fatte con l'aria condizionata. La tua l'aria condizionata, Vito, sì. E quindi vabbè, era una macchina spettacolare, che è una cosa che il lotussista di solito non vuole. No, vuole, cioè, no, non vuole condizionare. Sulle ultime vabbè, ma e su poi, queste sì. Qua è strano, no, Vito? Sì, è strano, non funziona tanto bene. Ma chi se ne frega, no? No, infatti. Però aggiunge peso, no? Nella filosofia sì. Della Lotus, no? Sì. Ha un compressore particolare molto piccolo, con una... sì. Per cui non incide. Sì, non fa aumentare molto il peso, però sì, in effetti, come dice Vito, è vero, funziona abbastanza poco l'aria condizionata qua. O meglio, diciamo che funziona quando realmente non serve tantissimo, perché finché ci sono 20 gradi di temperatura esterna funziona benissimo. Poi dopo i 25 inizia... Buttava dentro l'aria calda. Dentro l'aria calda, sì. Abitacolo, così Tommaso ci va a beccare anche le caratteristiche dell'abitacolo, perché poi tra l'altro vi anticipo che vedremo in questa trasmissione una Lotus com'è nuda, cioè senza proprio sì. L'intimo, senza la biancheria, proprio svergognata la vediamo stasera. Svergognatissima. Per cui capiremo la filosofia... Come mamma l'ha fatta. Insomma. Come mamma l'ha fatta. Come mamma l'ha fatta. Gli interni, ridotti all'essenziale, questa è una caratteristica che accomuna anche alcune delle vetture di serie di adesso, no? Mi riferisco alle Elise, poi magari le vediamo. Forse alcune versioni sono ancora abbastanza ridotte al minimo, no, di quello che serve. Eh sì, proprio l'essenziale dentro, con i sedili che sono praticamente un guscio di vetro resina con un minimo di imbottitura in modo che sia più leggera possibile. Vediamo adesso inquadrate, vedi le cinture a quattro punti, perché usciva già di serie con le cinture a quattro punti. Poi aveva chiaramente anche la cintura singola, perché per omologazione la doveva avere. Però vabbè, era già è bellissima. A me questa macchina qua mi ha tolto le prime soddisfazioni che mi sono tolto, sono state veramente con questa macchina qui. Lo stavo dicendo prima fuori onda, che mi ricordo ci siamo iscritti a un Formula Challenge che hanno fatto a Monza, ed era bagnato, solo che lì partecipavano un po' tutti, dai prototipi a macchine col motore da moto super leggere, e mi ricordo, me lo ricordo troppo bene, perché la sera prima ero andato a far Baldoria, però dovevo far Baldoria e tornare a casa presto. Il problema è che poi e a Baldoria non sono tornato a casa presto, sono tornato tipo a casa alle 4 della mattina e niente, sono partito la mattina dopo, perché prestissimo iniziavano subito le prove, e ho detto mamma mia, io non ce la faccio a guidare, avevo dormito tipo 2 ore e mezza, niente, vado a fare le verifiche tutto ed ero con Pino niente, vado dentro, faccio la prima prova, esco dalla prima prova e avevo tipo dato 6 secondi al secondo, no? Ma eravamo andati fortissimo sul bagnato, no? Che io ho detto ma come abbiamo fatto a fare quel tempo lì, impossibile. E poi invece mi sono reso conto che sul bagnato andavano veramente tanto forte, infatti poi alla fine abbiamo vinto l'assoluta, anche se poi verso la fine aveva iniziato a asciugare e chiaramente i prototipi avevano recuperato, però siamo riusciti ad andare fortissimo. Poi abbiamo vinto un campionato italiano in salita con questa macchina e mi sono divertito tantissimo, perché con Francesco Logrande ho fatto la prima, diciamo, reale trasferta, che era, abbiamo fatto la Coppa Selva di Fasano, che è una gara in salita e giù sotto Bari, e mi ricordo è partito il camion, avevamo caricato, perché allora non avevamo ancora la struttura che avevamo adesso, e allora avevamo chiesto un passaggio ad un camion che andava giù, avevamo caricato la macchina. Camion di bestiame o di camion trasporto? Di bestiame. Bestiame. Sì, bestiame, sì, sì. Infatti abbiamo dovuto scaricare il fieno e poi abbiamo scaricato. Viaggia col porco, si chiamava. Sì. E siamo andati giù e anche lì ci siamo divertiti tantissimo. Poi la macchina aveva avuto un successo pazzesco, perché esteticamente è bellissima, è bella ancora adesso, tutta così sparafangata, è affascinantissima. Vito, cosa ti piace? Perché qualcuno magari a casa dice, beh, ma 193 cavalli, dove vuoi andare? In realtà riesce a trasmettere delle emozioni pazzesche. Guarda Franco, la percorrenza di curva che ha questa macchina non ce l'ha nessuna macchina.
E poi è bella, cioè, a me piace proprio anche guardarla. Adesso sotto queste luci non l'avevo mai vista. Ed è ancora più bella, quasi quasi la ricompri, vero? Sì, la ricomprerei. La ricompri? Sì, 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 sì. E poi usarla, è una macchina strana, è scomodissima, molto caldo dentro. Quando la riporti in garage hai voglia di andarti a fare un altro giro, invece, perché... Insomma, guarda che poi, tra l'altro, dentro l'abitacolo non è così... Era molto più ampio, se non ricordo male, dell'Exige modello successivo. Io ricordo di averla usata al Rally di Monza, ti ricordi? Anno era, non mi ricordo, ma... L'Exige... Io ho usato questa, 2000, quella nera. Quella 2010. Che poi ha poi bruciato a Merzario. Sì. Sì. Okay. 2010 era quel Rally di Monza lì. E dentro era stavo veramente bene. Sì. Nell'Exige successiva ci stavi un filo più fatica. Sì. Perché sì, perché questa qui in effetti era stato concepito meglio il roll bar, era stato fatto proprio come abitabilità interna, aveva un roll bar, la gabbia davanti del roll bar era più spaziosa. Uh-huh. Invece quella delle Exige MK2 che hai usato tu a Rally Monza con Guareschi, esatto. Quella lì aveva la traversa del roll bar che passava proprio sopra la testa e quindi sacrificava molto in altezza. Tu considera che su quella... persone alte sopra l'1,82 con il casco facevano fatica, sì. Fatica. Infatti è uno dei problemi che abbiamo avuto anche sulle cap di ultima generazione. Infatti l'ultimo roll bar che abbiamo fatto, che poi è quello che abbiamo usato l'anno scorso alle 24 ore di Dubai, è molto più spazioso nella parte sopra la testa. Ok, vi chiedo qualcosa sulle quotazioni di queste vetture, perché non ce ne sono tante. Guarda, però è un argomento che ci tengo a trattare. E qua Vito può probabilmente spezzare una lancia a mio favore, perché io un sacco di anni fa gli ho detto: Vito, comprala, perché questa macchina qua prenderà un sacco di valore. Io l'avevo ritirata da un cliente ed erano i primi anni in cui avevo iniziato a vendere macchine, quindi non è che ero impiccato, ero di così. Più, avevi bisogno di venderla. Perché quando ritiravo un usato del genere, a me piaceva tantissimo la macchina, io l'avrei tenuta, però economicamente non avevo la possibilità di tenerla. E infatti, però ci tenevo a venderla a qualcuno che comunque l'apprezzasse e che capisse che prodotto era. E infatti gliel'ho detto a Vito. E tu considera che oggi la valutazione di questa macchina è più o meno intorno ai 110.000 euro, che è veramente una cifra... Hai detto, scusa? 110.000 euro, sì. E è veramente altissima. Se tu pensi che la macchina costava nuova nel 2000, costava 105 milioni di lire, sì, 104-105 milioni, oggi è una macchina che... a 110.000 Vito non la venderebbe. No, io non la vendo perché, come sai, ne ho parecchie Lotus e certo. Questa macchina qua in garage mi mancherebbe troppo. Non esistono più macchine fatte così. E poi stradale, tutta originale, quasi sì. Impossibile. No, infatti, ecco, c'è da dire un'altra cosa, che questo è veramente forse uno... degli ultimi pezzi rimasti così, perché adesso stavo cercando di pensare anche a quello che ho visto ultimamente in Inghilterra con la guida destra, però sono veramente tutte abbastanza conciate, perché poi era una macchina che era già così tanto pronto gara che bastava metterci dentro un roll bar in piano di distinzione e tu eri già super competitivo a dei livelli allucinanti. Anche le macchine di oggi lo sono, però magari devi lavorarci un po' di più sul peso, così. Questa qua, certo. Invece era già a posto. Stefano, tu ti ricorderai sicuramente in quella trasferta insieme al Lotus Cup europeo, vi ricordate? Sì, a Manicur, certo. Quando ci trovammo, quando io tamponai Fortuna, ricordo, perché Franco, era talmente ricordo. Lento che lo tamponai, d'altronde lui si mette dentro in mezzo a tipo paracarro, lui era in lotta per il campionato tra l'altro. E c'era una coppia di ragazzi inglesi che arrivava in pista con la vettura sul carrello, sì. Azzurra, col motore della un 2000 Honda avevano 2000 sotto. Honda, sì. E volavano, andavano come dei maledetti. Come delle iene, sì. Ma infatti tante sono andate un po' distrutte. Poi ecco, sì, quando iniziavano, purtroppo, ecco, col motore Honda, sì, sicuramente va forte col motore, però poi la macchina si sbilanciava tantissimo. Ok, ti chiedo, prima di poi altrimenti non siamo dentro con tutte, sì, le altre macchine, chiedono solo qualcosa sul motore Rover. Aveva problemi alla testata? Io motore Rover, ma no, allora, aveva problemi alla testata, qua Franco lo può dire. Diciamo che gli andava fatta la sua giusta manutenzione. È vero che comunque, perché aveva il monoblocco open deck, no? Quindi il monoblocco si muoveva abbastanza.
e alcune hanno avuto problemi solo con l'iniezione della testa, però poi c'era una modifica che si poteva fare e da lì in poi non aveva più problemi. Non ci sono pesati problemi. È chiaro che però, e questo Franco lo può dire, essendo un motore così semplice, è stato un po' l'avventurarsi di tanta gente, direi un po' forse pressapochista, che non aveva molta esperienza, e quindi faceva dei danni pazzeschi, sbaglio. Certo, perché va curato molto, soprattutto nel lavorare sia il cilindro che la testa, bisogna farlo. Il cilindro va fatto con la falsa testa e la testa va fatta col falso cilindro. Cioè nel momento che vai a lavorare o preparare il motore, anche sullo stradale, va curato in un certo modo. Certo. Curando queste cose di problemi non ce, problemi ne, sono. Non ce ne sono. Quando poi Rover, anzi Lotus, ha fatto la modifica della guarnizione della testa, più ha avuto problemi. Sì, non abbiamo più avuto. È chiaro problemi. Che se non si va a leggere quello che realmente bisogna fare o sapere quello che bisogna fare, tutti i motori danno dei problemi. Poi c'era stata una partita, questo più sulle Rover, una partita di motori con le teste porose, che però non era assolutamente il caso di queste, perché queste avevano la testa che si chiamava VHPD, che aveva le valvole di aspirazione di scarico molto più grandi, aveva i condotti più grandi, proprio perché era già un motore fatto per ospitare quattro corpi farfallati al posto del monocorpo. Quindi questo comunque è vero, usciva anche con i pistoni stampati di serie, cioè vale a dire, sì. Normalmente un pistone è fuso, questa invece usciva già con un pistone stampato. E biella trimetallica, e biella, che per allora... Bronzine trimetalliche e biella... sì. Senti Franco, io te lo distraggo Vito, tu la porti in officina, quelle bielle dei pistoni, e lui li metti su, tanto non se ne accorge. Ma da lì il buon Stefano, come del resto... ragionando su, abbiamo sviluppato parecchi pezzi, copiando bene. Comunque quello che già loro avevano fatto, bene. Perché normalmente sì, si inventano le cose, però gli esperimenti costano cari, quindi è giusto seguire una linea che comunque sia Lotus o una casa costruttrice fa. Benissimo, giusto? Sì, no, perché poi comunque... Se non ti fermo, dopo non vediamo più le altre. No, poi sono anche tanti messaggi. Saluto ad esempio il mio amico Walter, dice, eravamo al bar, Boba, guarda la trasmissione, un signore di nazionalità inglese che vive in zona Milano, era super contento di vedere PB Racing con le Lotus, per cui vi seguono anche dai bar. Pensa come siamo messi. Ok, altre domande le facciamo dopo sulle altre vetture della gamma Lotus. Vi chiedo solo una piccola divagazione per l'amico Tony Fassi. Questo fine settimana, la domenica, fa una giornata dedicata alle auto ibride e alle auto elettriche, in particolar modo legate al marchio Hyundai. Ci sono gli ultimi 10 posti disponibili. Se vi interessa, una giornata interessante, credo, perché è un mondo talmente diverso, però è un mondo, ahimè, al quale dobbiamo avvicinarci. Quindi se avete voglia di passare una giornata e provare queste vetture senza assolutamente pagare niente, siete assolutamente invitati. Credo che sia una cosa interessante per capire un mondo nuovo che, ripeto, sta arrivando. Quindi ancora 10 posti, se avete voglia mi scrivete, io poi segnalo direttamente a Gianpaolo Carenini, alla struttura di Hyundai Fassina, i vostri nominativi, ok? Se volete mi scrivete direttamente al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione. Torno tra un minuto ancora con Lotus, cambio scena. Torniamo subito. Ehi tu, lo senti questo silenzio? È il silenzio di nuova Kona Hybrid. Vieni a provare in anteprima il mondo unico della nuova Kona Hybrid domenica 29 settembre da Fassina, in via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Potrai conoscere anche tutti i modelli elettrici ed ibridi della gamma Hyundai. Contattaci allo 0234-5431 o sul sito gruppofassina.it e prenota il tuo Hybrid Test Drive Hyundai. Ti aspettiamo da Fassina il 29 settembre. Se hai una Jeep, questo è il tuo paradiso. 4-Wheel Drive Italia. Trovi pneumatici off-road di tutte le marche principali, abbigliamento e gadget ufficiali Jeep, prodotti su misura come alberi di trasmissione a doppia crociera e distanziali o paraurti heavy duty, omologabili di produzione italiana e di altissima qualità. Servizio tagliandi, modifiche, preparazione ed assistenza tecnica presso le officine di 4-Wheel Drive Italia a Milano e a Roma. Aggiungi solo la tua Jeep, a tutto il resto pensa 4-Wheel Drive Italia.
Nel Polini Store respiri la vera aria della passione per le due ruote. Tutti gli accessori dal carburatore al silenziatore, passando per cilindri, pistoni, pastiglie e dischi freno, per ogni tipo di motocicletta e ciclomotore. Non importa se è d'epoca o moderna, il pezzo che cerchi per la tua moto c'è. Nel Polini Store trovi anche lo storico e inimitabile centro rettifica, l'abbigliamento e i caschi delle migliori marche. Polini Store a Bergamo, in via Tito Legrenzi 22. Polini, metti in moto la passione. Il momento, il piacere, il vino. Biasiotto. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Motostar, concessionaria Honda, anticipa le offerte di fine stagione. Vai Simone! E sono tornati anche loro, i fantastici PCX a chilometro zero. Abbiamo tutte le colorazioni a disposizione, quindi il nero lucido, il bianco metallizzato, il grigio opaco, il rosso metallizzato, ad un prezzo incredibile, 2.540 euro più voltura. Parliamo di moto nuove, appena immatricolate, con 4 anni di garanzia ufficiale della casa. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. Messa, da oltre 50 anni punto di riferimento per il marchio Renault e Dacia nel territorio di Monza e della Brianza e da oggi nel nuovo showroom di Merate. Nel nuovissimo showroom troverai tutta la gamma Renault da visionare e anche provare con un test drive. Inoltre troverete anche tutta la gamma Dacia, sempre da visionare e soprattutto da provare. Nella nostra sede troverai una vastissima gamma di chilometri zero, aziendali e usato garantito. Inoltre un personale qualificato per risolvere i problemi di finanziamento, magazzino ricambi, officina autorizzata. Ti aspettiamo a Merate in via Bergamo 78. Eccoci qua, cambio scena pazzesco, visto che stasera gioca al Milan, non poteva che essere di questi colori, anche perché Fortina è un tifoso milanista pazzesco. Allora, sono commosso dalla passione e dall'amicizia con la quale ci seguite, ad esempio Andrea Carmassi che dice saluta a tutti chiaramente i presenti e poi fa i complimenti a Stefano D'Aste per le incredibili prestazioni a Rally di Monza con la Lotus e grazie a Bob che lo segui sempre con le tue telecamere, non lo molli mai. E io non lo, come faccio a mollarlo? Senza di me ragazzo è perso, lui e la Linda, sua sorella, sono persi, per cui a Rally di Monza devo per forza seguirli, tanti anni bellissimi insieme. Allora, senza dubbio, aspetta, ecco il Gasi. Gasi, che vi saluta, vi chiede una cosa sui... però adesso siamo rovinati. Sulla lunghezza dei bulloni di quel motore lì, sai qualcosa, sì. Franco? Aspetta. Chiedono se hanno la stessa fattezza e lunghezza dei motori 1416 valvole montati sulle varie MG. Sì, bisogna curare la lunghezza dei bulloni. Ok, vedi che e comunque Gasi che tutte le volte che si smonta la testa bisogna prendere i bulloni e buttarli via. Ho capito, cioè usa perché non, allora ai tempi si usavano, ai miei tempi si usavano dei bulloni normali che venivano chiusi a chili o a newton per metro. Adesso tutti i bulloni sono in pratica chiusura a chili o a newton, poi vanno chiusi a gradi perché sono bulloni ad allungamento, quindi si sfrutta diciamo l'elasticità dell'acciaio che chiude. E quindi quando si tirano quei gradi si allunga il bullone e questo fa la sua presa. Nel momento che viene allentato per smontare la testa o per smontare le bielle o per smontare i bulloni di banco o per smontare i volani, quei bulloni lì vanno gettati perché altrimenti loro hanno già avuto il loro allungamento. Okay. Nel momento che glielo fai riprendere un'altra volta succede che salta vedi? Tutto. Vedi?
Quello magari tanta gente pensava che la guarnizione della testa aveva problemi. Bravo, infatti mi hai fatto venire in mente una cosa, che in effetti sicuramente tantissime teste bruciate sono state causate proprio da quello, perché venivano magari fatti i lavori di sostituzione della guarnizione della testa, non venivano cambiati i bulloni, essendo così lunghi si erano già snervati. Sì, sì, nel primo equipaggiamento, e quindi poi non riuscivano più comunque a mantenere loro, la loro certo. coppia di serraggio. In tanti ricordano anche che tu hai avuto un rapporto anche con Toyota al Rally di Monza, con la Toyota Corolla WRC, giusto? Certo, sì. Beh, io nel 2003 ho vinto l'assoluta del Rally di Monza con la Corolla WRC, sì. Benissimo. Tante domande ancora sui motori Toyota legati a Lotus, però mi fa piacere perché la passione c'è anche a casa tra la gente e gli spettatori che ci guardano. Di cosa parliamo? Fortina, sentiamo Fortins. Vai. Mau. Sì, Franco. Che modello hai messo qua? Beh, diciamo che questa è la... Prima abbiamo visto una macchina che diciamo che è la sorellina di questa, 20 anni fa. Questa è quella, praticamente, la macchina elite, diciamo, la più potente degli anni attuali, diciamo, praticamente degli anni 2020. Cioè, 20 anni dopo... Più potente di lei, di Exige, non ce ne sono? Più potenti di lei, diciamo, Lotus non le fa. Ok. Questa è la macchina si chiama più potente. 430 Cup. Infatti, per quello dico che è un po' la sorella grande, 20 anni dopo, di quella che abbiamo visto un attimo fa. Più potente di lei la fa PB Racing. Infatti stavo dicendo, c'è qualcuno che le fa più potenti, no? Sì. Che è qua di fianco. Che vanno bene però, che le fa che vanno molto bene. Però, caratteristiche di questa macchina, dateci un po' di numeri ragazzi, fateci sognare. 0 a 100, il peso, quanti cavalli, i cavalli si deducono dalla denominazione? Sì, i cavalli sono 430, prestazione da 0 a 100 la danno più a 3.3. 3.3 macchina è un po' pazzesca, lenta, è un po' lenta, è un po' ferma, sì, è un po' fermina. No, poi la macchina comunque da guidare è veramente pazzesca, cioè la macchina sì. È una super super car veramente. Ce l'ha, Vito anche questa, infatti lui dice che va fortissimo, sì, comunque è un vero cannone, un missile. Allora, spiegaci anche dal punto di vista dell'elettronica, intanto ci presenti anche l'altro ospite che è arrivato. Ah sì, Giacomo Maurizio, che ciao, è Giacomo. Ciao, nostro carissimo cliente e anche amico, infatti ogni tanto litighiamo, però fa niente, ma litighiamo in amicizia, infatti stasera dobbiamo fare una gara di salsiccia e birra. Tutto, già oggi dai, non fare il geloso, ma per favore. Io sono un po' geloso. Lo allora, parlami della base, qui il motore rimane, adesso ve lo faccio vedere anche. Allora, il motore è di derivazione Lexus Toyota, che è un 3500 V6 con il compressore volumetrico, ecco, quella cosa rossa che vedete all'interno del motore è proprio la parte alta del compressore volumetrico, dove all'interno c'è un radiatore, eccolo qui, è proprio lì dove c'è la scritta Lotus, un po' più sotto c'è il radiatore dell'acqua, e rispetto al modello Sport 350 o Sport 380 il compressore è raffreddato a punta d'acqua, e quindi grazie alla riduzione della pressione dei cilindri si riesce ad ottenere potenze più elevate, perché si abbassano tanto le temperature in aspirazione, e quindi diciamo che si riesce ad andare con una sovralimentazione più elevata e mantenendo comunque un'affidabilità esagerata. Considera che con questo motore sulla 311 che avevamo sviluppato al Norse Life, di cui magari parliamo dopo, eravamo arrivati a 570 cavalli col motore di serie con solo il cam, giusto Franco? Sì, solo il cam. Solo il cam, motore completamente di serie, faceva 570 cavalli e l'abbiamo usato per 10 giorni al Nürburgring, quindi funzionava anche abbastanza bene. I primi giorni non l'abbiamo usato così, con così tanti cavalli, però poi dopo ci abbiamo andato dentro. E poi dal punto di vista dell'impianto frenante ha chiaramente dischi scomponibili con le campane in ergal, in questo caso sono baffati, alcuni si chiederanno magari perché la baffatura e non la foratura. Diciamo che la foratura in una macchina molto molto performante è preferibile non utilizzarla, perché dal foro solitamente rischiano di partire delle cricche, e quindi è meglio utilizzare la baffatura. La baffatura viene utilizzata per tenere pulita la pastiglia, sia la mescola dei gas di fading, queste cose, e quindi chiaramente la frenata migliora. Poi anche a livello aerodinamico è una macchina che
funziona tantissimo, addirittura hanno fatto lo splitter soffiato su questa e quindi fanno funzionare lo splitter davanti come una vera e propria ala e quindi generando depressione e quindi carico aerodinamico senza creare troppo drag, perché a differenza di quello che uno normalmente pensa, uno pensa sempre che la macchina stia per terra perché l'aria schiaccia sull'ala e quindi la spinge a terra, ma in realtà non è quel fenomeno che fa sì che si crei carico aerodinamico, ma il fenomeno che fa creare carico aerodinamico è proprio il profilo dell'ala e la depressione che viene creato. E qui quegli estrattori, quello splitter anteriore, hanno tutta una funzione, cioè lo studio di Lotus sì, è sì, assolutamente, rivolto a quello. Da quel punto di vista lì Lotus lavora veramente tantissimo. Io mi ritengo super fortunato perché comunque con loro, grazie allo sviluppo della 211 prima, della 311 con cui ho avuto il piacere di lavorare direttamente con Gavin Kershaw, che adesso è un numero uno degli ingegneri di Lotus, che era anche mio compagno di squadra, perché lui prima correva, ha vinto il GT inglese nel 2007 con l'Exige e poi abbiamo fatto il GT4 insieme e poi abbiamo fatto un sacco di tante altre cose belle, ha corso anche con Maurizio in squadra insieme a Vallelunga, 2010 sì. E grazie a loro ho imparato tantissimo sull'aerodinamica. Vi chiedo chi è la concorrente diretta di questa vettura e perché scegliere questa qui. Io dico sempre, se le provate non vi fate neanche la domanda di perché devo scegliere questa piuttosto che la concorrente, che adesso sentiamo chi è, magari più di una, perché quando guidate una di queste vetture qua vi rendete conto che oltre ad andare fortissimo la mettete dove volete, è una sensazione che vi dà solo questo brand. Stanno discutendo Stefano? No, sì, stavano pensando perché comunque trovare una macchina che va così tanto forte non è facile, però comunque diciamo che secondo me forse Vito è andato, no? Ma Vito è sparito, no? Vito è sparito, no, stava caricando la macchina forse. Comunque la Porsche GT3 penso. Porsche GT3 è una macchina, perché altre macchine, cioè questa va veramente tanto forte. 437 però praticamente il GT3 dovrebbe essere un segmento più grande, sì, cioè per trovare una vettura che va così forte, GT3 è Porsche. Perché il GT3 costa 80.000 euro. Vieni Vito che ci spieghi 80.000 un po', euro in più. Visto che lui ne ha anche questo, magari infatti, ci può spiegare no, qualche perché differenza. Perché Vito anche no? Il GT3, no, stavamo dicendo che una giusta antagonista di questa bisogna andare su un Porsche GT3, perché se vai su una macchina del suo segmento non ce n'è una che va così forte. Allora, io ho una GT3 RS anche. Sì. RS ha lui, sì. GT3 RS. Però è molto più impegnativa nell'uso, perché comunque è una macchina che nelle stradine non puoi fare tanto, sì. Cioè va forte e tutto, però a tenere solo la destra diventa un problema. Invece, sì. Il bello di questa macchina qua è che tu, anche se vuoi andare, diciamo, sportivamente, senza fare il matto, sì. Tieni la destra, lasci terza, molli gas, entri in curva, la metti dove vuoi e diciamo. Vai, esatto, sì. Non hai, se c'è un ciclista dietro la curva puoi controllare prima e comunque mantiene la sua accelerazione. Sì. GT3 è un pochettino più impegnativo, comincia a partire di più, è molto, diciamo che è un po' più potente, però è anche più pesante e quindi c'è derive, diventa tutto più complicato. Certo. Questa cioè, senza tanto impegno ti permette di divertirti. Di divertirsi alla grande. Sì, sì. Va bene. Allora, passiamo alla prossima, perché qui non ci stiamo con tutte, io ve lo dico. Chiedo solo a Tommy o c'è Michele che vuole salutare Stefano e fargli vedere una vettura che ha comprato da lui nel 2003. Riusciamo a vederla? Ditemi di sì. Vediamo se Stefano la riconosce, anche perché trattasi di Elise. La vedi Ste? Certo, sì. Elise S2 Type 72 JPS. Sì, 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 bellissima. Ti saluta Michele. E quella lì era la versione che hanno fatto con i colori John Player Special. Poi tra l'altro bellissimi anche gli interni perché riprendeva la colorazione esterna. Grandissimo, ma l'ha tenuta ancora? Adesso glielo chiedo, ma secondo me sì. Come fa a venderla? È spettacolare. Quella lì è un'altra macchina che prenderà un sacco di valore. Perché poi quello che c'è da dire adesso che è davvero... con il lavoro con la nuova proprietà, perché sappiamo che Lotus adesso è stata acquistata da Geely, che è il gruppo che ad oggi è proprietario al 100% di Volvo, al 100% di Smart
Al 100% di Link & Co, che è il marchio che produce vetture, marchio che produce solo vetture elettriche, e hanno comprato, se non erro, hanno acquistato il 15% di Mercedes, e adesso hanno acquistato Lotus, e chiaramente è un gruppo molto forte, molto solido. Basta vedere l'evoluzione che ha avuto Volvo da quando è stato acquistato da loro. Hanno adesso, con tutto, cioè, se si guardavano un po' di anni fa le Volvo, esteticamente magari potevano essere delle macchine molto affidabili, però dal punto di vista estetico non erano proprio bellissime. Adesso invece lo dice uno a un volvista straconvinto, certo, io l'ho sempre adorate. E no, no, infatti, però è sempre stato un brand così, però sì, adesso sta facendo le macchine bellissime. Belle, sì, bellissime. Adesso sono veramente belle. Belle, van forte, sicuramente gli anni che ha vinto di WTCC sono serviti. E quindi è un marchio che ha Lotus ha finalmente la capacità di poter fare del marketing vero e proprio, perché purtroppo, sai, quello che è difficile da capire, che è un'azienda che è difficile da capire per la clientela, è che comunque un'azienda che produce auto non può sopravvivere producendo 1600 unità all'anno, a meno che uno non faccia delle macchine come, chiaramente, uno mi dice ma Pagani ne produce molte meno, però è chiaro che una Pagani costa €1 milioni, non è una macchina che costa 50-60 mila euro, certo. E quindi chiaramente producendo così poche unità, se si pensa che negli anni 70 Colin Chapman produceva 3300 unità, 3000, ma lui era veramente un grande. E poi vabbè, chiaramente è mancato lui, mancando il capo, però comunque il fatto che la Lotus sia continuata ad andare avanti, abbiano rischiato di fallire un sacco di volte, ma che comunque siano rimasti sempre in piedi, ciò vuol dire che il vecchio Colin probabilmente aveva fatto veramente un grandissimo lavoro, perché si è riuscito ad andare avanti così tanto negli anni. Certo. Ok, ti dicono, Vito, di andare a scuola da me per guidare il GT3 RS. Grandissimo, grandissimo. E invece poi Flavio da Tortona, mio amico Flavio, mi dice: sì, le Volvo belle, ma col motore cinese 1.5, tre cilindri. Bene, Flavio, stavolta lui e te siamo sempre d'accordo. No, vai a provarla. Io ho avuto la fortuna di provarla insieme a Marco Garletti di Svezia Car. Il 1.5 tre cilindri, lui me l'ha detto alla fine, io vi giuro che non mi sono accorto che erano tre cilindri. Sfido chiunque, vi faccio fare la prova a occhi chiusi, non vi dico che motore vi stanno facendo provare, non vi rendete conto che è un tre cilindri. Io il tre cilindri lo odio, poi mi fa schifo, è una roba che, scusami, sì, e invece quello è pazzesco, sono riuscito a fare una roba incredibile. Sì, lo dico perché le cose vanno provate, no? Motivo per il quale dico: andate a provare le Hyundai domenica da Fassina, ibride elettriche, perché magari scoprite un mondo che io faccio ancora un po' fatica, però arriveremo anche lì. Ma questo tre cilindri Volvo è pazzesco, e vi rendete conto che questi le cose probabilmente le sanno fare anche molto bene, per cui no, sempre provare. Infatti stanno facendo davvero un lavoro incredibile, e quello che stavo dicendo prima è che è chiaro che le nuove leve, quelli della tua età, Franco, si ricordano, si ricordano chiaramente la Lotus per tutte le vittorie, certo, i mondiali che hanno vinto in Formula 1. Il problema è che le nuove leve, pochi conoscono veramente la storia di Lotus, e quello che faranno i cinesi è, con la forza economica che hanno, di poter fare del marketing, riporteranno Lotus ad una popolarità a livello di comunicazione che servirà tantissimo anche per far incrementare in un modo incredibile ancora di più il valore delle macchine precedenti. Ok, abbiamo ancora 8 macchine, non so come faremo, per cui vabbè, salutiamo qua, spariamo. Grazie mille, ciao, ci vediamo, torniamo tra un minuto. Si ricomincia, ragazzi, finite le vacanze, ricomincia. L'unico modo è fare un salto da Fassina. Guardate che salone meraviglioso. Benvenuti in un salone rinnovato e super fornito di auto aziendali usate, chilometri zero, un assortimento di una qualità unica in Lombardia. Fiat 500 in tutte le versioni, anche la L, la X, le Abarth, e poi Panda, Tipo, tutte le Alfa Romeo, Lancia, BMW, Mercedes, Toyota, Peugeot, Audi, e basta perché mi finisce lo spot. Se cerchi un'auto nuova usata a chilometri zero, scegli Fassina, nello showroom in via Arona 15 al Car Village in via Grassi 98 a Milano, perché sarà più bello uscire la mattina con un'auto di Fassina. Tony Fassina! Digo só.
producer. Keep it fresh. Entra in PB Racing e dimentica tutto quello che hai guidato fino a ieri. Scopri il mondo Lotus, fatto di auto elettrizzanti, nate per regalare esperienze di guida uniche ed irripetibili. Da PB Racing troverai tutta la gamma Lotus, dalla Elisa all'Exige fino alla superlativa GT, la Evora, in tutte le configurazioni di motore e allestimenti. Basta guidare auto noiose, guida l'emozione con PB Racing Lotus. 9000 giri, uno storico marchio, punto di riferimento nel settore delle preparazioni delle auto sportive. Ampio showroom in centro a Milano, con officina specializzata, carrozzeria e sala prove con banco a rulli di ultima generazione. 9000 giri è specializzato in elaborazioni motore, rimappatura centraline elettroniche, assetti ed impianti frenanti sportivi, modifiche estetiche interne ed esterne per qualunque vettura. In oltre 30 anni di attività, 9000 giri ha elaborato più di 10.000 vetture. 9000 giri preparazioni auto sportive è a Milano in Viale Piceno 3 e sul web 9000giri.it. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovrimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Motostar, concessionaria Honda, anticipa le offerte di fine stagione. Vai Simone! Disponibili in pronta consegna le fantastiche Crossrunner 800 V4, 4 cilindri quindi a V, proprio come le MotoGP, con sistema di distribuzione VTEC, un motore fantastico, 107 cavalli di potenza, un grande allungo, un sound da paura per una moto comunque piacevole da usare anche nel turismo. Solamente 10.990 euro alla Motostar. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. Messa, da oltre 50 anni punto di riferimento per il marchio Renault e Dacia nel territorio di Monza e della Brianza e da oggi nel nuovo showroom di Merate. Nel nuovissimo showroom troverai tutta la gamma Renault da visionare e anche provare con un test drive. Inoltre troverete anche tutta la gamma Dacia, sempre da visionare e soprattutto da provare. Nella nostra sede troverai una vastissima gamma di chilometri zero, aziendali e usato garantito. Inoltre un personale qualificato per risolvere i problemi di finanziamento, magazzino ricambi, officina autorizzata. Ti aspettiamo a Merate in via Bergamo 78. Ben ritrovati dalla PB Racing speciale Lotus, 20 anni di storia di PB Racing con Stefano D'Aste e i suoi ragazzi. Tutti i suoi ragazzi, o gran parte dei suoi ragazzi. Dobbiamo volare, Ste, perché non ci stiamo. Io voglio vedere anche il telaio nudo delle Lotus, voglio vedere la 311, voglio vedere la vettura con la quale i ragazzi fanno l'Academy, voglio vedere la vettura con la quale la Lotus Cup arriverà al termine di una stagione trionfale a Imola tra qualche giorno. Per cui voliamo adesso sulla grande, sulla Big Salò Oversize di Lotus, perché lei rispetto all'Elise iniziale, l'Exige MK1 di Vituzieri è diventata un qualcosa di più, no? In termini di misure. Voglio capire, la domanda è se Evora è comunque nel suo DNA rimasta una Lotus a tutti gli effetti o se in virtù di questa crescita di misure, anche di motore e di altro, ha perso quelle sue caratteristiche che la rendono una Lotus. Allora, mantiene assolutamente il DNA di una Lotus, di un Eliso, di un Exige, ed anzi, allora io ti dirò, io le macchine, l'Evora è la macchina che mi piace di più dal punto di vista di guida, quelle che mi piacciono, diciamo, se dovessi scegliere due macchine, quelle proprio che preferisco in assoluto sono Elise e Evora.
L'Exige è un super cannone, però diciamo che a livello di handling, secondo me, l'Evora ti dà qualcosa di più. Poi chiaramente l'Evora ha un grosso vantaggio dal punto di vista del passo, dell'aerodinamica, perché comunque chiaramente avendo delle dimensioni più grandi si può lavorare molto meglio sull'aerodinamica. E poi comunque anche telaisticamente ha sempre un telaio super rigidissimo. E questo poi l'ultimo, perché questa qua è l'Evora GT410, è l'ultimo modello rispetto alla, diciamo, prima generazione di Evora, che la prima generazione di Evora, per quanto riguarda il telaio, arriva fino al 2014-2015. Poi da quando hanno fatto l'Evora 400, poi hanno fatto il telaio nuovo, e quindi è molto, molto più spazioso internamente e ha un'apertura molto più ampia della portiera, si riesce a entrare molto meglio, molto più agevolmente, e quindi l'hanno migliorata anche come spazi interni. Chiaramente la versione 2 più 2 è un 2 più 2 un po' per modo di dire, cioè io una ragazza dietro sdraiata ce la fai stare, sì, ho due bambini piccoli, sì, però già un però, uomo insomma, è chiaro che è così, no? Sì, ma sì, infatti un uomo già fa fatica a starci seduto dietro, e però dal punto di vista delle performance è stra esagerata. Tra l'altro, quando è nata la versione, diciamo, base, ammesso che così si potesse chiamare, con il 3005 aspirato, non era un mostro di potenza. No, infatti, però questo significa che comunque Lotus interessava allora, ma probabilmente anche adesso, il fatto di uscire con un pacchetto che dà delle grandi emozioni, grandi prestazioni, anche senza avere adesso i 400 e passa cavalli, no? Questa è la 416, poi c'è la 430, che è come quella che ha Luigi, che invece ne ha 436. E, sì, chiaramente quando vai... Già la 280 comunque non andava male. Il problema di Evora è che è nata un po', tra virgolette, un po' penalizzata dal fatto che diciamo fosse l'ammiraglia appena presentata da Lotus, che aveva 280 cavalli, quando allora l'Exige 260 Cup, che era quella piccola, ne aveva 260, solo che quella là aveva 260 cavalli con 930 kg, e questa qua invece ne aveva 280 con la prima Evora aspirata, pesava abbastanza perché pesava 1380 kg, 1400 kg, e quindi dal punto di vista prestazionale sullo 0-100 dall'Exige le prendeva di santa ragione. Diciamo che secondo me quella è stata una mossa non proprio vincente, perché generalmente, ma questo se lo vediamo anche negli altri marchi, generalmente si tende sempre a presentare il modello di macchina con il super motorone che costa una tuonata, e poi fai le versioni, perché così la gente si esalta, certo, vede quel numero lì e vede dice, quello, infatti, e poi sai, si trova l'M5 che costa 140.000 euro, poi però fanno la serie 5 cattiva col 3.000 biturbo, che però costa 70.000 in meno, certo. e quindi sì, quella è stata un po' una mossa, perché comunque l'Exige è arrivata con i 260 cavalli, era veramente un cannone. Poi Luigi ci può raccontare magari un po'. Luigi, dimmi cosa ti piace di questa vettura, perché hai scelto Evora piuttosto che Exige? La linea, è meravigliosa la linea di questa macchina, probabilmente peserà un po' di più rispetto all'Exige, però la linea è stupenda. Io quando apro il box devo guardarla la macchina, certo. Oltre a salirci dentro a guidare, devo anche guardarla. Poi la mia, a differenza di questa, è un po' più spinta, perché ha le sospensioni Ohlins, che sono quindi un po' più tecniche e sono completamente regolabili, gran parte della carrozzeria è in carbonio, i sedili sono come l'Exige, abbiamo visto prima, a guscio con un dito di imbottitura, e la guida è meravigliosa, ha un'ala bellissima, solo l'ala è meravigliosa, 250 kg di carico aerodinamico. Io vorrei trasferirvi la leggerezza di questo cofano. Eh sì, quello è un peso veramente. Lì quando la sfiori, la tocchi, capisci che c'è un motivo per tutto. Tra l'altro, l'aerodinamica di questa vettura, perché io sono uno da alettone, no? Quando prima ho visto la 430, la Cup, impazzivo con quell'alettone. Però questa evidentemente ha un'aerodinamica talmente efficace che non ha neanche bisogno dell'alettone, per cui tutto incorporato qui. Eh sì,
Il modello di Luigi ha la lettone della nostra cap, proprio lo stesso identico profilo, è quello che dopo vediamo, sì. Ed è veramente grossa con l'ala, comunque anche l'Evora con l'ala è veramente bella. Tutto ciò nulla a togliere all'Exige, che comunque è un prodotto superlativo, però è chiaro che l'Evora comunque ti dà bene o male lo stesso piacere di guida. Probabilmente è chiaro che se tu la metti in pista così com'è, un Exige ti dà più prestazione, questo è evidente, però è chiaro che per andare in giro questa è una macchina che puoi usare tutti i giorni tranquillamente, è comodissima e non ha dentro fino a 250 all'ora parli. E quindi 250, beh certo, vuoi non andare a 200, tu non ci vai neanche in gara a 250, per no, cui non lo sai com'è, però scherzo amante. Mao, a chi avete rubato quote di mercato? Qual è il cliente? Ma questa macchina qua, prima infatti abbiamo parlato della quota 30, si avvicina un po' di più al GT3 RS. Questa comunque è una macchina che può un Carrera 2 o magari anche può essere un M2, un M3, un M4. Ecco, quel mercato diciamo è un po' quello. La macchina comunque, come diceva Luigi, è una macchina veramente molto bella. Io l'ho appena guidata tra l'altro qualche giorno fa e Stefano, so benissimo che Stefano dell'Evora è innamorato, io invece sono un po' più per Exige, infatti ci compensiamo anche lì. Invece no, è una macchina comunque molto interessante sia da guidare che comunque va forte, non certo. È che va piano la macchina. Allora la domanda prima di fare l'ennesimo cambio scena è chiedono Umberto, una fattispecie chiede, state facendo venire voglia alla gente, ma è possibile provarle le vetture o non so se avete anche un servizio quasi di noleggio in maniera tale che qualcuno ci si avvicini e la conosca prima. Guarda, di... la cosa più interessante è venire a fare l'Auto Trade Academy. Ecco, lì l'Academy praticamente facciamo provare dall'Elise 1006 alla 220, infatti lì c'è anche un XC350 che è una di quelle macine dove io, Stefano, adesso la inquadriamo, i nostri istruttori, grazie a Tommaso, come Matteo, questa è una delle vetture che usate? Quella è esattamente una di quelle che usiamo, abbiamo usato recentemente, abbiamo fatto due corsi interessanti con tante belle persone, anche bravi. Tra l'altro abbiamo fatto un corso con Yamaha che c'erano 20 donne quasi e si sono comportate molto bene. Sì, erano un po' deperiti. Sì. Posso immaginare. No, comunque beh, appunto direi che per provare le macchine non c'è cosa migliore che venire a fare il corso. Più che altro perché si provano in circuito le macchine, non si provano in strada, quindi le portiamo anche, li facciamo andare forte, quindi la sensazione è bella. Perfetto, per le date chiaramente sul sito della date, vabbè, la prossima data è il 17 di ottobre. Ok, sì. Per cui appena dopo l'ultima gara della Lotus Cup. Va bene? Ok, prezzi da? 100... Sì, questa è una macchina più o meno di listino, costa sui 130, 135, dopo... Facciamo dei buoni sconti qua. Però sempre il concetto che poi si confronta con vetture, cioè... Ma è la macchina comunque che porti con 100, dai 115, 120 in base un po' alla configurazione. Beh, comunque prende. Considera che questa è una macchina che va forte. Esatto, forte, quello volevo dire, che per andare a trovare una concorrente probabilmente devi aggiungerci, lui parlava di 70 prima in meno se voglio fare una simile M5. Va forte e poi quello che ha... Allora, uno che va forte e due... che riesce ad andare forte a lungo, cioè, perché se tu prendi una macchina normale, diciamo un po' più una macchina normale, perché poi vabbè, la peculiarità di queste macchine qua è chiaramente il fatto di avere un vero e proprio telaio portante su cui viene montata la carrozzeria, invece una macchina normale che tu prendi una qualsiasi Audi, BMW, Volkswagen, qualsiasi macchina hanno praticamente la scocca della vettura che fa anche da autotelaio. E la carrozzeria, cioè il tetto, tutta quella parte lì comunque fa da telaio. Qua invece tu potresti togliere completamente tutta la carrozzeria, la macchina va sulle quattro ruote. Sai cosa facciamo? Lo facciamo. Matte, pigliate, Luca, pigliamo un cacciavite, ragazzi, voi di là, la smontiamo completamente. Dopo la pubblicità vi facciamo vedere cosa combiniamo. Occhio, cacciavite, ragazzi, dai, vai. Ehi, tu, lo senti questo silenzio?
È il silenzio di nuova Kona Hybrid. Vieni a provare in anteprima il mondo unico della nuova Kona Hybrid domenica 29 settembre da Fassina, in via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Potrai conoscere anche tutti i modelli elettrici ed ibridi della gamma Hyundai. Contattaci allo 0234 5431 o sul sito gruppofassina.it e prenota il tuo Hybrid Test Drive Hyundai. Ti aspettiamo da Fassina il 29 settembre. Keep it fresh. La più vasta gamma di vetture usate Jaguar e Land Rover la trovi solo da JB Cars a Monza. Con la garanzia Proof della tua Jaguar o Land Rover usata avrà sostenuto 165 controlli da tecnici specializzati. Potrai contare sempre sul servizio di vettura sostitutiva e sul soccorso stradale in tutta Europa. E poi 24 mesi di garanzia, anzi solo per i nostri spettatori 36 mesi di garanzia sulle vetture approved. Non perdere questa straordinaria occasione, scegli la tua nuova Jaguar o Land Rover usata da JB Cars a Monza. Numeri 1 per passione. 9000 giri, uno storico marchio, punto di riferimento nel settore delle preparazioni delle auto sportive. Ampio showroom in centro a Milano, con officina specializzata, carrozzeria e sala prove con banco a rulli di ultima generazione. 9000 giri è specializzato in elaborazioni motore, rimappatura centralini elettroniche, assetti ed impianti frenanti sportivi, modifiche estetiche interne ed esterne per qualunque vettura. In oltre 30 anni di attività, 9000 giri ha elaborato più di 10.000 vetture. 9000 giri preparazioni auto sportive è a Milano in Viale Piceno 3 e sul web 9000giri.it. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni. No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Libera la tua Desmo emozione da Ducati Monza, Monster, Diavel, Hypermotard Multistrada, Street Fighter, Panigale e la nuova nata di casa Ducati, la mitica Scrambler in tutte le sue versioni e personalizzazioni. Da Ducati Monza trovi anche una vasta gamma di accessori e abbigliamento e finanziamenti personalizzati. Per la manutenzione affidati allo staff di Ducati Monza, il miglior modo per prendersi cura della tua compagna di avventure. Libera la tua voglia di due ruote. Scegli Ducati da Ducati Monza. Messa, da oltre 50 anni punto di riferimento per il marchio Renault e Dacia nel territorio di Monza e della Brianza e da oggi nel nuovo showroom di Merate. Nel nuovissimo showroom troverai tutta la gamma Renault da visionare e anche provare con un test drive. Inoltre troverete anche tutta la gamma Dacia, sempre da visionare e soprattutto da provare. Nella nostra sede troverai una vastissima gamma di chilometri zero, aziendali e usato garantito. Inoltre un personale qualificato per risolvere i problemi di finanziamento, magazzino ricambi, officina autorizzata. Ti aspettiamo a Merate in via Bergamo 78. Motor Times è la storica concessionaria Yamaha di Saronno, una struttura moderna in cui troverai tutta la gamma delle moto e degli scooter Yamaha, un fornitissimo reparto dedicato all'abbigliamento, ai caschi e agli accessori e un magazzino ricambi pronto a soddisfare in un lampo qualsiasi richiesta. Il reparto assistenza e l'officina sono i punti di riferimento per il cliente Yamaha, per tagliandi veloci, il montaggio di ogni tipo di accessorio o il cambio pneumatici. Da Motor Times trovi anche una vasta disponibilità di moto usate delle migliori marche. Motor Times a Saronno e a Legnano. Mamma mia ragazzi, che fatica però, io non è che posso venire fino qua a lavorare così, con un cacciavite solo in... Però ma non si fa, almeno due cacciaviti, solo uno. Ne abbiamo uno. In tre minuti però abbiamo fatto un bel lavoro. Pazzesco, altro che visto che professionisti. Abbiamo smontato, hai visto? Sì, Pasquale ci guardava, nessuno, anche Matteo. Matteo sì, una vitina giusto. Anche Radix, niente, non ha mosso neanche una vita. C'è Radice, ciao. Va bene, eccolo qua, il segreto. Posso far vedere prima un Fabrizio Pisoni vuol sapere che macchina è questa qui, se è una Lotus ci assomiglia, se non è una Lotus scusami, però la faccio vedere lì, tu la guardi lì.
Sembrerebbe una Lotus, non so se è una Lotus. Vediamo. Vogliono sapere che macchina è. Ah, la Venom. Venom? Sì. Ovvero? NC Venom si chiama, sì. Sì, questa qua è una macchina americana, ma anzi forse ancora detiene il record della macchina più veloce al mondo. Ma è una Lotus? Macchina o no? Stradale veloce. Allora, è una... Allora, è fatta da NC, ha preso il telaio di un Exige, tutto di un Exige, poi l'ha allungata e gli ha messo il motore... Boh, di una Corvette o qualcosa del genere. Ma ha una cosa tipo, non so se 1000 cavalli, una roba del genere. E fa 400 km all'ora, 430 km all'ora. Va bene, dai. O 470 forse addirittura. Comunque il telaio è quello che vedete inquadrato. Il telaio di quella macchina lì è quello che vedete inquadrato. Ci sta, eccoci qua. Allora, questo è il segreto, un grande segreto Lotus. Hanno tentato di imitarlo anche, no? C'è la leggenda che anche Alfa Romeo per la 4C sta studiato, non so se poi hanno usato quello, no? Però si dice... che abbiano preso Exige, l'abbiano smontata. No, che hanno preso un Elise, io lo so. Un Elise. Sì, so anche che Elise hanno preso, e benissimo, perché l'hanno presa da noi. E infatti mi ricordo che quando mi chiamò questo caro amico del gruppo FCA per chiedermi appunto una Lotus, io gli dissi che l'unica che avevo in casa era che gli potevamo dare era una macchina serie limitata, una Type 25. E lui e allora gli dice: guarda, io te la do, però poi quando avete finito di fare tutti i test che dovete fare, ho detto se poi me la ridate indietro io ve la riacquisto, no? E ho detto, quindi non è che fa no ma guarda che il 90% della macchina la taglieremo, e quindi per sì, per vedere un po' tutto, sì. E poi, caratteristiche costruttive, no, densità di materiali, immagino, no? Sì, loro hanno cercato di copiare, cioè hanno cercato di copiare, chiaramente rispettando il buon lavoro fatto da Lotus con queste vetture, hanno cercato di capire come le facessero, come erano fatte. E allora spiegatecelo anche a noi, come è fatta, il perché di certe parti, partiamo allora, dall'anteriore e andiamo verso la coda, Ste. Allora, praticamente, guarda, prendo questo. Ci siamo, sì. Allora, nella parte anteriore, praticamente qui, questa è la parte anteriore della macchina dove qua viene montato il radiatore o il radiatore dell'aria condizionata, se la macchina ha l'aria condizionata. Queste due fessure che sono simpaticissime, però queste due fessure sono quelle che servono per far poi entrare l'aria nel convogliatore o dell'aria condizionata o comunque della ventola per poi far andare l'aria nell'abitacolo. Questa è una struttura anti-crash fatta in fibra di carbonio e il modo in cui è costruita, il disegno è fatta apposta perché con questa forma deve dissipare, per dissipare l'energia dell'impatto in più direzioni possibili, quindi scomporre l'impatto in più direzioni possibili e quindi assorbire l'urto, e quindi c'è una prima fase di assorbimento dell'urto che è data da questa struttura in carbonio. Poi c'è la seconda fase di assorbimento d'urto, che è il prolungamento dei longheroni, che è questa. Però diciamo che quando si arriva alla fine dell'anticrash vuol dire che si è preso una legnata allucinante. Io mi ricordo una macchina di un cliente nel 2002, aveva centrato una 1 di un contadino a 200 km all'ora in una strada di campagna, praticamente la 1, lui era... Aveva torto il contadino, immagino. Aveva torto il contadino, sì, perché il contadino... Beh, c'è sti contadini che girano, ma come si fa? Il contadino ha girato, lui l'ha preso a 90 gradi, a 200 km all'ora, praticamente l'ha fatto volare via. Il contadino si è rotto gamba e bacino. E lui sull'Elise non si è fatto niente, poi si è trovato un po' pieno di sangue perché era esploso parabrezza, vetri e tutto, e si era fatto dei tagliettini in testa, ma lui però è l'impatto sceso, diciamo, non è sceso illeso dalla macchina. Mi ricordo che quando è arrivata con la macchina non ci credevamo, perché era bassa così, perché si era sfondato tutto e lui proprio è passato sotto la macchina. E quindi vabbè, da quel punto di vista lì
super sicura, e in quell'impatto lì comunque non era arrivato in fondo, anche perché comunque è andato 200 km all'ora contro una vettura che si è spostata, non contro un muro. Che ciao, è rimasto altrimenti, ciao, ciao. Sì. Non vedo viti, Stefano, non vedo... No, non ci sono viti, perché infatti il telaio, tutte queste parti rosse che vedete, questa è colla epossidica, e la colla epossidica è veramente geniale per un'applicazione del genere, tecnologia aeronautica, perché uno potrebbe pensare che la colla non possa tenere, oppure che tenga meno di una saldatura, no? Però invece è esattamente l'opposto, perché chiaramente la colla riesce a conferire una rigidità nettamente superiore, perché mi metto... Sì, no, guarda, volevo far vedere con la telecamera, ma credo la stiamo inquadrando. Volevo vai, far vai, vedere, fai vedere, vai. Il cordoncino. Allora, perché se, ad esempio, questa parte qua, che è la staffa di attacco dell'ammortizzatore anteriore destro, se dovessimo saldarlo al telaio, noi potremmo saldarlo solo per questa parte arancione che vediamo, vedi? Quindi per il perimetro, perché tu sotto non riesci a saldare. Invece con la colla, tu metti la colla su tutta la superficie di appoggio, di contatto della staffa al telaio, e quindi tu lo incolli per tutta la superficie, per proprio... Tutta questa superficie che è qua sotto, e quindi si muove molto meno, fa un'adesione che è incredibile. Poi in più con la tecnologia e con i passi da giganti che si sono fatti con le colle possidiche, prima le colle possidiche potevano avere dei problemi a determinate temperature, però comunque già da un sacco di anni che sopra i 150 gradi le colle possidiche tengono ancora. Poi chiaramente quando si va intorno ai 300, allora ci vogliono delle super collone. Però se pensiamo a un aereo anche di nuova generazione, che devono sopportare sollecitazioni meccaniche a un certo livello, vengono tutti incollati. Nella parte laterale, quello che dicevo prima, del vero e proprio telaio portante, perché qua... questi sono gli attacchi delle sospensioni, qua si montano le sospensioni, a sospensioni qua, ruota, sospensioni dietro, e la macchina va, ci si attacca al motore, la macchina va, il telaio potrebbe andare in giro tranquillamente. Noi ne abbiamo una di là che ha preso un urto, che stiamo risistemando, e la spingiamo in giro per l'officina senza carrozzeria, senza niente. Sì, si fa ridere vederle così, però funziona. E lateralmente, rispetto a quello che dicevo prima, ecco, anche dal punto di vista della sicurezza sono anni luce avanti a una macchina costruita nel modo tradizionale, perché tu lateralmente hai questa trave di alluminio struso che è poi unita a questa, i due longroni avanti qua dietro e l'arco del roll bar. Chiaramente diventa un corpo che, per essere penetrato, per deformare la cellula di sopravvivenza della vettura, se si deforma questo, il corpo umano ha già ceduto 30G prima, e quindi quasi non servirebbe. Però comunque, rispetto a una macchina normale, dove noi abbiamo la portiera di lamierina, in cui possono mettere dentro tutto quello che vogliono, le barre che vuoi, ma entra, e la barra antintrusione, quello che vuoi, però vuoi mettere, tu sei seduto qua, con di fianco questa cosa qui, non è veramente super sicura. Il roll bar, che questo è un roll bar che viene montato sulla macchina in serie, questo è il telaio di una macchina in serie, il roll bar chiaramente serve perché in caso di capottamento la macchina ruoti intorno a questo. Poi nella parte posteriore, questo qua adesso c'è la pellicola, comunque è il vetro da cui si guarda dietro. In questa zona chiaramente viene montato il motore, qui ci sono gli attacchi dove si attacca il telaietto in acciaio dietro, che nel caso dell'Exige è chiaramente leggermente più grosso perché deve ospitare il 35V6, nel caso dell'Elise è leggermente più piccolo. Anche il telaietto dietro è fatto in un modo per cui, se uno dovesse subire un urto molto forte nella parte posteriore, il motore venga direzionato verso il basso e non che entri nell'abitacolo. È proprio okay. La forma lo obbliga ad andare verso il basso. E, da dire che l'Elise MK1 è stata l'Elise MK1 che... Quella di Vito? Sì. Quella tipo di Vito, quella di Vito è l'Exige. Però comunque, l'Elise proprio la prima serie che è nata nel 90... è un progetto del 95, 94, 93, 94.
poi le prime sono uscite nel 95-96. È stata la prima macchina nella storia dei crash test americani a passare il crash test americano al primo tentativo. Bellissimo. Ste, fantastico. Da questa base, Mao, nel prossimo segmento, sì, vediamo PB Racing cosa, vediamo cosa è stato in grado di fare per portarla in pista con questi ragazzi. Così facciamo un giro di opinione anche con i vostri piloti. Torniamo subito tra un minuto di nuovo in PB Racing. Si ricomincia, ragazzi, finite le vacanze, ricomincia. L'unico modo è fare un salto da Fassina. Guardate che salone meraviglioso. Benvenuti in un salone rinnovato e super fornito di auto aziendali usate, chilometri zero, un assortimento di una qualità unica in Lombardia. Fiat 500 in tutte le versioni, anche la L, la X, le Abarth e poi Panda, Tipo, tutte le Alfa Romeo, Lancia, BMW, Mercedes, Toyota, Peugeot, Audi e basta perché mi finisce lo spot. Se cerchi un'auto nuova usata a chilometri zero, scegli Fassina nello showroom in via Arona 15 al Car Village in via Grassi 98 a Milano, perché sarà più bello uscire la mattina con un'auto di Fassina. Tony Fassina! Se hai una Jeep, questo è il tuo paradiso. 4-Wheel Drive Italia. Trovi pneumatici off-road di tutte le marche principali, abbigliamento e gadget ufficiali Jeep, prodotti su misura come alberi di trasmissione a doppia crociera e distanziali o paraurti heavy duty, omologabili di produzione italiana e di altissima qualità. Servizio tagliandi, modifiche, preparazione ed assistenza tecnica presso le officine di 4-Wheel Drive Italia a Milano e a Roma. Aggiungi solo la tua Jeep, a tutto il resto pensa a 4-Wheel Drive Italia. Air Action Video Soul. Keep it fresh. Nuova Range Rover Evoque. Prova a resisterle. Vieni a scoprirla nelle concessionarie della Lombardia. Motostar, concessionaria Honda, anticipa le offerte di fine stagione. Vai Simone! SH300, ragazzi, gli ultimissimi in offerta a chilometro zero, quindi modello 2018 nella colorazione rosso metallizzato con parabrezza e bauletto a €4.750 più il passaggio di proprietà. Inoltre abbiamo i modelli 2019, colorazione Air Force, una colorazione in serie limitata che, differentemente dal 2018, hanno il bauletto che si apre senza la chiave, sistema keyless e il controllo di trazione. Li proponiamo a €5.150 franco concessionario. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. Messa, da oltre 50 anni punto di riferimento per il marchio Renault e Dacia nel territorio di Monza e della Brianza e da oggi nel nuovo showroom di Merate. Nel nuovissimo showroom troverai tutta la gamma Renault da visionare e anche provare con un test drive. Inoltre troverete anche tutta la gamma Dacia, sempre da visionare e soprattutto da provare. Nella nostra sede troverai una vastissima gamma di chilometri zero, aziendali e usato garantito. Inoltre un personale qualificato per risolvere i problemi di finanziamento, magazzino ricambi, officina autorizzata. Ti aspettiamo a Merate in via Bergamo 78. Eccoci qua, ben ritrovati, quanto siete attivi ragazzi, che bello. Michelino ci dice una delle prime NSC Venom del cantante Steven Tyler, poi invece firmatevi ragazzi con Nick non, BN70 che dice la monoscocca della 4C in carbonio, però costa un bel 30.000 più dell'Elise comunque, per cui sono partiti analizzando quella roba lì, hanno fatto una roba diversa e poi aia, c'è chi dice che a livello di guidabilità aia. Entriamo nel merito perché... Non è proprio così, perché... Cioè dici allora? Allora, il telaio della 4... il telaio della 4C deriva dal progetto di Dallara, che era... Quelli erano veramente telai che costavano €30.000, quelli che
sono fatti adesso non costano 30.000 euro. No, lui dice sì, la 4C in carbonio, però costa 30.000 più della Elise. Questo voleva dire. Ah, lui. Ok. No, no, in quel senso sì, lì. Sì. No, infatti. Esatto. Sì, sì. Poi vi dico anche: Stefano De Bernardini, si fece che vi saluta e vi fa i complimenti. Dice: le vetture vere hanno un telaio, non si lascia la carrozzeria svolgere il compito del telaio. Altro che RS3, RS4, 5, BMW, M2, M3, M4. Queste sono le vere vetture che vanno forte, appena poi più, molto più economica della 4C. È vero, anche dice se poi, Stefano. Anche è vero, anch'io la penso allo stesso modo. È chiaro che però una vettura con un telaio così poi magari è un po' più difficile trovare certi spazi. Non si riescono a trovare proprio gli spazi che invece si riescono a trovare su una vettura normale. Ci vorrebbe forse ancora Colin Chapman per poterli trovare. Bello, si è accesa sulla chat di YouTube, si è accesa una discussione bellissima. Si stanno divertendo, questo mi fa molto piacere. Allora, ecco, un saluto per Matteo, credo. Ti ricordi di Davide? Siccome parla di un corso, dice: Bob, ringrazio i ragazzi da parte mia, sono stato questa settimana a fare il corso da loro, quello anche con l'Exige che abbiamo visto prima, all'Lotus Driving Academy, ed è stato fantastico. Si chiama Davide, e dice: ciao, saluto Davide. Matteo, esperienza fantastica, e mi segna anche un 1,28. Ah sì, è il... quello veloce, ah, eh? Sì. È quello veloce, cioè, eh? Cioè, cavoli. Un 1,28. Sì, sì. Per cui l'anno prossimo saranno i piloti della Lotus Cup. No, infatti, ma quell'incentive lì, tra l'altro, salutiamo allora a questo punto anche Alberto Comini, con cui l'abbiamo organizzato. C'erano dei ragazzi che andavano veramente forte, super agguerriti. Infatti, ho fatto oggi proprio due chiacchiere e ho detto: cavoli, ma se avete tutta questa competitività e andate abbiamo, così subito alla prima volta, abbiamo la Cup che fa per voi. La Cup è pronta. Allora, per me, poi chiedono se con la Lotus si cucca, Luca, si cucca con la Lotus, Vito, Radix, lui dice con l'Evora sì, per cui vuol dire che ha cuccato, cucca con la Lotus, Radix si cucca, Luca dice di no. Radix sta zitto perché c'ha la moglie di dietro, per cui muto. Va io, bene. Io donne zero, quindi c'è. Sì, sì, no, ma lo sappiamo. Quasi zero. Allora, Matte, parto da te. Come leader del campionato, prima dell'ultima gara, perché Lotus Cup? Beh, Lotus Cup perché, come abbiamo detto fino adesso, la macchina è veramente pazzesca. L'organizzazione del campionato anche è al top sempre. Ed è un campionato veramente competitivo. Tutti sono agguerritissimi e ogni volta c'è una sorpresa nuova, quindi ci si diverte sempre. Luca, Vito, gli altri, passatemi i microfoni, dai, voglio sentire le vostre. Tra l'altro, Vito, poi tra poco devo andare perché deve fare tanta strada per tornare a casa. Lo ringraziamo. Non posso dirlo, ma sono felice per io me. Faccio il commento del più fermo e colgo anche, anzi, l'occasione proprio per ringraziare Matteo, perché quello che mi è piaciuto della Cup è vero l'assoluta e l'estrema competitività, però anche l'aiuto in telemetria dopo la gara. Tutti, davvero tutti, sono sempre pronti per un consiglio ottimo per affrontare la sessione successiva. In primis avete un tutor d'eccezione, perché Stefano dispensa sempre i consigli giusti e Fortina ha vinto, ma perché Stefano gli diceva le traiettorie, non perché andava più forte di me. E quindi assolutamente. Quello è bello. È sempre bello comunque ascoltare i consigli di Stefano, chiaramente è un po' l'esperienza in più di noi. Quindi Vito, tu che tanti anni hai seguito l'evoluzione, no, di questo campionato per arrivare a questa versione. Da sempre. 2008 quando ho cominciato il campionato e niente, non ho saltato nemmeno una gara mai. Sì, è vero. Un record che non mi possono battere. L'unico. Vito è veramente la colonna portante, anzi lui ha iniziato ancora prima che iniziasse la Lotus Cup, perché abbiamo iniziato a correre insieme nel 2007. Certo. Quindi... Radix, invece, cosa hai trovato in questa vettura? Ma non ci vorresti mai scendere. Quando ci sali la domenica sera, quando finiscono le gare, dici: no, è già finita. Cioè, vorresti tutti i giorni, non ci scenderei mai. È bellissimo. Poi è bello il paddo con tutti loro, i ragazzi, Maurizio, Stefano. La festa di fine anno. La festa di fine anno, speriamo che arrivi anche quella alla svelta. E quindi, no, è tutto fantastico. Bene. Mi piace tanto. Marco Sisi mi scrive: figa Bobo, ho perso mezz'ora di trasmissione. Non so perché, adesso vado a vedere l'altro messaggio. E invece poi chiedono, il telaio che hai fatto vedere prima, Stefano, sì. Quello che è sotto questa vettura. Ricordiamo, sì, il passaggio che questa vettura la costruite voi in PB Racing. Era il telaio per una due posti, è diverso il telaio dalla due posti, da quattro posti. Ce lo chiede Max da Roma. Sì, perché il telaio dell'Evora è un po' più grande, sì, parecchio più grande. Stessa filosofia però. Stessa filosofia, è fatto uguale identico, però lo ingrandisci di scala praticamente. Ok. Però sì, come proporzionalmente, come misure, bene o male quello, sì,
tecnologia di costruzione è la medesima, sempre incollato con colle possidica, però chiaramente più ampio. Certo. E invece Gianni mi chiede, boh, ma cosa ci faceva il contadino con la 1 in pista? Oh, ma che ridere. Poverino, no, ma non era estista. No, ma non era sì, era solo contadino c'era, ma non era. Era il lotusista che era lotusista, nel sì. Contadino e nei campi infatti. A 200. Sì, a 200. Era una stradina in mezzo ai campi, sai, tipo quelli nel Pavese, sì, tutti sì. Quei rettilinei lì dritti, ecco, così. Va bene. Senti, dateci anche le performance di questa vettura, Mau, dammi allora, lo 0-100. Ma 0-100 questa macchina qua, Stefano, fa paura. Questa cioè, 0-100, 0-100 fa 2-8. Va sotto i 3 secondi questa macchina qua, 0-100. Sì, sì, no, ma è impressionante la macchina. 2-8, 2-7. Secondo me fa anche forse sotto il 2-7. Se si parte giusti, no, va veramente forte. 0-100 farà, sì, fa meno di 2-8, 2-7. Tu sai che Vito non lo sapeva, si è spaventato. Ha detto che non vuole, ha detto che non corre più adesso. No, è troppo veloce, no. Dice, non posso sì. Fare. No, no, è velocissimo. Considera che ha il cambio è sequenziale a 6 rapporti, cambia in 50. Ha una, diciamo, una strategia di cambiata che varia dai 45, 50. Perché poi ogni anno riusciamo a migliorare un pochino, però diciamo dai 45 ai 50 ai 60, adesso ai 65, prima andavamo anche a 70 millesimi, adesso invece non andiamo oltre i 65 e il tempo di strategia di cambiata cambia a seconda della sollecitazione che ha la macchina in quel momento, quindi non so se ha una ruota sollevata in pattinamento in una curva a destra o a sinistra. C'è una centralina che controlla il taglio e lo fa a seconda di come viene anche applicata la forza, perché sulla leva del cambio, che è il pomellino, quello lì vedete argento, c'è quel nottolino azzurro, serve per l'innesto della folla e della retro. Invece il pomellino che viene su dal cambio, all'interno di quel pomellino lì c'è una cella di carico che misura la forza che viene applicata alla leva, e quando la forza che viene applicata alla leva raggiunge la forza adeguata per il consenso della cambiata, la centralina fa il taglio di corrente e si innesta il rapporto successivo. Quindi la cambiata è veramente velocissima. In scalata invece bisogna utilizzare la frizione. Si potrebbe utilizzare anche la strategia di autoblip, quindi con l'accelerata in scalata, però è una cosa che io ho preferito non fare, perché comunque ho visto succedere delle cose non bellissime quando correvo con la Clio 3000, che aveva la strategia di autoblip in scalata, e quindi ti dà l'accelerata. Il problema è che se tu tocchi, tieni la mano sulla leva, mentre con questo dispositivo, se tieni la mano sulla leva, tutto al più taglia la corrente, quindi la macchina ha un rallentamento, invece con l'autoblip accelera. E quindi se tu magari sei dietro altre macchine, non so, nel giro di ricognizione, o ti stai andando per schierare e ti distrai, tocchi la leva, dai l'accelerata, magari picchi. No buono, no buono. No, no buono. Effetto contadino, lo chiamiamo così, l'effetto contadino. Ok, adesso vi porto i saluti anche di un altro nostro amico, ma raggiunto adesso con un messaggio, ve lo faccio vedere. Invece chiedo a Tommy, perché dicono, ma questo mi avete tradito, perché lui ce l'avevate una vettura così, un S1 qua. Qui l'avevo vista gialla, 30.000 chilometri, non la vedo più, per cui sono felice se l'avete venduta, però bellissimo. Averla stasera sarebbe stato carino, perché questo amico dice, ma quanto è bella l'S1, ne vogliamo parlare? Troviamola, perché bisogna trovarla. Troviamo sì. Uno, dai, vediamo. Ok, troviamo uno. Va bene, invece Tommy, vi faccio vedere un messaggio di chi vi saluta, ve lo faccio vedere dopo la pubblicità, così lo trovo e torniamo subito. Boom, la smontiamo, la rismontiamo? L'ala posteriore. Ah, l'ala posteriore, scusami? Sì. No, l'ala posteriore, stavo dicendo prima, è quella che della Evora 430. Quella, no, allora, no. L'ala posteriore è questa. È come quella che avete montato sulla sua Evora. E quella sulla sua Evora è perché quando abbiamo deliberato la macchina, abbiamo finita la macchina. La macchina, vabbè, a parte l'abbiamo sviluppata tutta insieme alla Exatron, la società dell'ingegner Calovolo, e quando abbiamo finito lo sviluppo della vettura, abbiamo chiaramente preso una macchina, portata in Inghilterra, e abbiamo fatto la configurazione dell'elettronica, tutte queste cose qui,
in Inghilterra, e poi è stata deliberata, ok, la macchina va bene, bella, stupenda, perfetta, e il profilo dell'ala era talmente bello che è diventato poi quello dell'Evora GT430. Quindi questo è stato, diciamo, un grosso, come si può dire, sono molto orgoglioso che sia stata usata quell'ala lì, perché vuol dire che alla fine è fatta bene. Bene, bene, bene. Dicono che era una uno turbo quella del contadino, era... per cui è svelato l'arcano. Torniamo subito, salutiamo Vito Uzzieri. Ciao Vito, grazie per essere stato qui. Ciao Vito, ciao. Torniamo subito. Grazie, ciao a tutti. Ciao Vito. Grazie Moria, saluto anche a Tina. Ehi tu, lo senti questo silenzio? È il silenzio di nuova Kona Hybrid. Vieni a provare in anteprima il mondo unico della nuova Kona Hybrid domenica 29 settembre da Fassina, in via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Potrai conoscere anche tutti i modelli elettrici ed ibridi della gamma Hyundai. Contattaci allo 0234-5431 o sul sito gruppofassina.it e prenota il tuo Hybrid Test Drive Hyundai. Ti aspettiamo da Fassina il 29 settembre. Air Action Vigor Soul. Keep it fresh. Entra in PB Racing e dimentica tutto quello che hai guidato fino a ieri. Scopri il mondo Lotus, fatto di auto elettrizzanti, nate per regalare esperienze di guida uniche ed irripetibili. Da PB Racing troverai tutta la gamma Lotus, dalla Elisa all'Exige fino alla superlativa GT, la Evora, in tutte le configurazioni di motore e allestimenti. Basta guidare auto noiose, guida l'emozione con PB Racing Lotus. 9000 giri, uno storico marchio, punto di riferimento nel settore delle preparazioni delle auto sportive. Ampio showroom in centro a Milano, con officina specializzata, carrozzeria e sala prove con banco a rulli di ultima generazione. 9000 giri è specializzato in elaborazioni motore, rimappatura centraline elettroniche, assetti ed impianti frenanti sportivi, modifiche estetiche interne ed esterne per qualunque vettura. In oltre 30 anni di attività, 9000 giri ha elaborato più di 10.000 vetture. 9000 giri preparazioni autosportive è a Milano in Viale Piceno 3 e sul web 9000giri.it. Mondo Flex, qui inizia il vostro benessere. Stiamo lavorando con obiettivi molto importanti. Abbiamo messo la nostra professionalità, la nostra esperienza, la nostra serietà al vostro servizio. Vogliamo darvi il 100% della qualità, il 100% della convenienza, materassi con materiali innovativi, reti con movimenti particolari. Vogliamo soddisfare qualsiasi vostra esigenza. Mondo Flex, tutto per il riposo, divani, poltrone relax, letti artigianali, articoli di ortopedia, piumini pregiatissimi. Mondo Flex, dove la qualità è sempre superiore al prezzo, dove i pagamenti rateali sono sempre senza interessi, dove gli sconti sono sconti reali e dove il servizio è proprio al vostro servizio. Mondo Flex, e vi sentite subito a casa. Vi aspetto. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza MAA, i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Ehi, Mercedes, rilassiamoci un po'. E non impazziamo più per parcheggiare. Ehi, Mercedes, esiste un'auto che mi ascolta, non come qualcuno. Ti ho sentito. Ehi, Mercedes, puoi mettere un po' di musica? Ecco una selezione dei tuoi brani preferiti. Classe B 180D Automatic Sport Extra con intelligenza artificiale MBUX di serie. Da 220 euro al mese, solo con Mercedes-Benz Financial. Ora sì che ci capiamo. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus.
Oh Pasca, stai calmino, che ha urlato attenzione, non ho, si fa così? Ma da quando qua un regista fa attenzione, così non si fa, non si fa. Ho trovato il filmato del Daste con questa vettura al Nürburgring, dopo ve lo faccio vedere, però prima devo, vorrei che Stefano e Maurizio salutaste il nostro grandissimo amico che ci ha scritto e ci ha mandato la sua foto, perché nel 2009, quando lo vedete, eccolo lì. Ah, Nando! No, Nando Cazzariga! Con la sua amata 2-11, che poteva essere. Ha vinto il campionato 2009 lui, Grande! Sì. Grande Nando! Con la sua 2-11, per cui vettura della quale adesso posso spostarmi? Sì, spieghiamo le caratteristiche collegandoci alla vettura che l'ha poi. L'evoluzione, mi ha parlato un'evoluzione Lotus sulla stessa chiave, perché una barchetta, una vettura che appartiene alla storia dell'automobilismo. Allora, questa si chiama innanzitutto Thrill 11. No, vado con questa subito. Scegli tu. Allora, Thrill 11 è motore 1.8 Toyota 2ZZJ col compressore volumetrico. Aveva l'intercooler montato nella parte posteriore, intercooler aria-aria. E nasceva con 255-260 cavalli, oppure nella versione col compressore, oppure nella versione aspirata con 192 cavalli. Tra l'altro mi viene in mente che ne hai avuto anche una tu, Franco. Sì, verde come quella di Vito, prima, quella di Nando. Prima aspirata e poi col compressore. E la macchina aveva appunto 260 cavalli nella configurazione del compressore, 192 nell'aspirato, e andava veramente forte, perché comunque anche quella pesava 720-730 kg. E, l'evoluzione poi chiaramente è stata quella della 3-11, che ha praticamente diciamo la parte del telaio centrale e l'anteriore sono quelle. Il telaio è completamente diverso, è diverso da quello dell'Exige, perché quello dell'Exige nella parte laterale è stato leggermente tagliato per poter aiutare, facilitare la salita e la discesa della vettura, mentre la 3-11 e la 2-11 hanno il telaio non tagliato, quindi ancora più rigido, come era il telaio inizialmente dell'Elise o dell'Exige MK1, la prima macchina che abbiamo visto questa sera. Quindi anteriormente la 3-11 un anti-crash tipo quello dell'Exige V6 ha poi super nascosto un altro telaietto per irrigidire la parte anteriore, che è una cosa interessantissima di cui proprio stasera ne stavamo parlando con Franco. Se lo stiamo vedendo, sei tu questo al Carlo al Nordschleife, giusto? Sì, Nordschleife. Sì. E praticamente quando siamo qua siamo andati al Nordschleife a provare la macchina, perché lo sviluppo della macchina l'abbiamo fatto tutto lì, e mi ricordo che appena abbiamo messo per terra la macchina, io sono entrato e mi hanno fatto entrare praticamente con il 55-60% di farfalla. Mi hanno detto: guarda, entriamo con il 60% di farfalla. Io sono arrivato al primo giro sul rettilineo del Nordschleife e a un certo punto, ad una velocità abbastanza elevata, più o meno intorno ai 270 km orari, ho sentito la macchina davanti che si alleggeriva abbastanza, no? E allora mi sono fermato, ho detto ma come? E l'ingegnere mi ha detto: ma scusa, ma a che velocità andavi? Io ho detto: guarda, ero sui 270. E lui mi ha guardato come per dire: come 270 così tanto? Ho detto: cavoli, 200, cavoli, lo saprei che velocità. E lui mi fa: sì, no, però non pensavo che riuscissimo a fare tutta questa velocità, no? E allora poi da lì abbiamo iniziato a lavorare tanto sulla aerodinamica, siamo rientrati in officina, abbiamo chiaramente montato un pacchetto un po' più carico, con uno splitter un po' più pronunciato, e siamo andati avanti, perché ci siamo resi veramente conto lì che la macchina aveva delle prestazioni impressionanti. E fino a quando poi, dopo 2-3 giorni, quando siamo riusciti a sistemare tutto, l'abbiamo usata con il massimo della potenza che potessimo usarla,
ed è stato veramente incredibile. La macchina andava di un forte impressionante, ma andava forte, poi era leggerissima e riuscivi, e lì al Nordschleife a me è dispiaciuto perché si poteva fare veramente un tempone allucinante, perché nonostante avessimo la variante tutto, avevamo girato in un tempo inferiore, andavamo sotto i 7, quindi è veramente un super tempone con la macchina su cui non avevamo lavorato tantissimo e utilizzavamo le gomme stradali. Con la VTCC avevate girato? Avevamo girato, sì, col VTCC. Con quanto giravi? Il fatto è che col VTCC abbiamo girato sul Nordschleife più il GP, con la Formula 1. Per cui non è confrontabile. Sì, e quindi non è confrontabile. No, però comunque con una macchina VTCC, anche col TC1, che comunque avevano 430 cavalli, secondo me a Nordschleife non saremmo riusciti a girare sotto il 7. Fai conto che giravamo in 8,35, 8,40 in tutto il completo. Bisognerebbe fare il calcolo di quanto è solo il circuito, il pezzo della Formula 1, però secondo me è più di un minuto e 30. 1,30, 1,40. Sì, sì, sì. Chiedono, scusa, poi se questa è omologata per utilizzo stradale, perché la 211 era una vettura che si poteva usare su strada. Si poteva utilizzare utilizzo stradale. Allora, questa in particolare è la versione con l'X-Track, quindi cambio col paddle shift al volante, che è quella che poi avevamo usato là, e col monoposto. E questa è la versione race, diciamo, quella non immatricolabile. Poi volendo si può immatricolare anche questa, però diciamo che questa è la versione che nasce non immatricolabile. Poi c'è la versione invece che nasce con il doppio sedile immatricolabile, con il cambio manuale a 6 rapporti, che ha un po' meno cavalli di questa, perché questa qui esce di serie così con 470 cavalli, mentre quella stradale ne ha 430 e quindi sì, è chiaro che con il cambio sequenziale si riescono ad avere un po' più cavalli, perché poi in realtà il limite non è dato dal gruppo termico, dal motore, ma è dato proprio dalla resistenza di potenza che può sopportare il cambio, perché il cambio della macchina in serie oltre i 460 cavalli inizia a essere un po' a rischio, e infatti qua hanno montato l'X-Track che riesce a sopportare potenza. Ok, l'ultima domanda che vi faccio, che ci fanno da casa, è se bisogna usare il casco, se è obbligatorio. Non è obbligatorio sulla versione stradale, ecco. Non è obbligatorio, ma consigliabile. È molto consigliabile, sì, perché purtroppo se prendi un moscerino, anche un sassolino a 200 km all'ora ti passa da parte a parte, quindi è meglio non farlo. E sì, no, è assolutamente consigliabile. Il motore di questa macchina qua è lo stesso motore che viene montato poi su Evora, dall'Evora 400 alla 430, quindi è il Toyota 35 V6 col compressore volumetrico raffreddato ad acqua. Ecco, una cosa che giustamente mi ricordava Franco prima, è la sospensione di tutte le Lotus, che è fatta con i triangoli sovrapposti e non come su una macchina normale, un classico MacPherson o un Multilink o cose del genere. Quindi chiaramente derivazione Formula 1. Sì, il braccio, le vecchie Formula 1, anche i prototipi venivano fatti così, e comunque è chiaro che la sospensione con i bracci sovrapposti è molto più performante di un MacPherson, di una sospensione del genere, che però poi, spezzando una lancia a favore del MacPherson, chiaramente il MacPherson per l'utilizzo stradale è molto più confortevole, però la peculiarità di una Lotus è il fatto di avere un telaio rigidissimo, e il fatto di avere il telaio così rigido permette di lasciare una taratura degli ammortizzatori, delle sospensioni relativamente morbida, in modo che comunque la macchina copi benissimo il terreno e comunque mantenga le ruote sempre bene attaccate a terra, e mantenendo anche un comfort di marcia di un certo tipo. Infatti tantissimi quando salgono sulla macchina si aspettano una tavola strarigidissima,
ma in realtà non ha bisogno di essere rigida, perché il telaio è già talmente tanto rigido il telaio che se tu mantieni anche una sospensione relativamente morbida, la macchina mantiene sempre un comportamento molto piatto. Poi magari tu dall'esterno la vedi che corica leggermente, però comunque dall'interno ti dà proprio la sensazione della macchina molto, certo, piatta. Perfetto, chiarissimo. Chiedo quanto costa, ci date un'idea? Allora, la Trilever, la stradale, facciamo la stradale. La stradale costava 100-110 mila euro. Costava perché non è più in produzione. Non è più in produzione, non ce ne sono più. Quindi chi ce l'ha? Non si possono più avere, quindi chi ce l'ha che se la tenga stretta. E la versione race invece costava più o meno 40 mila euro in più, perché è il costo dato dal cambio sequenziale, che costa veramente tanto, però è un cambio... X-Track è un cambio super spettacolare. Esagerato. Sì, sì, sì. Benissimo, che bello questo segmento. Torniamo subito tra un minuto. Ancora abbiamo, credo, due macchine. Mao, stavi dormendo? Quante vuoi? Ne abbiamo qua tante di macchine. Per vedere, tante, quindi, 80, ma 80 macchine. 80.000. Si ricomincia, ragazzi, finite le vacanze, ricomincia. L'unico modo è fare un salto da Fassina. Guardate che salone meraviglioso. Benvenuti in un salone rinnovato e super fornito di auto aziendali usate, chilometri zero, un assortimento di una qualità unica in Lombardia. Fiat 500 in tutte le versioni, anche la L, la X, le Abarth e poi Panda, Tipo, tutte le Alfa Romeo, Lancia, BMW, Mercedes, Toyota, Peugeot, Audi e basta perché mi finisce lo spot. Se cerchi un'auto nuova usata a chilometri zero, scegli Fassina nello showroom in via Arona 15 al Car Village in via Grassi 98 a Milano, perché sarà più bello uscire la mattina con un'auto di Fassina. Tony Fassina! 9.000 giri, uno storico marchio, punto di riferimento nel settore delle preparazioni delle auto sportive. Ampio showroom in centro a Milano, con officina specializzata, carrozzeria e sala prove con banco a rulli di ultima generazione. 9.000 giri è specializzato in elaborazioni motore, rimappatura centraline elettroniche, assetti ed impianti frenanti sportivi, modifiche estetiche interne ed esterne per qualunque vettura. In oltre 30 anni di attività, 9.000 giri ha elaborato più di 10.000 vetture. 9.000 giri preparazioni autosportive è a Milano in Viale Piceno 3 e sul web 9000giri.it. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Motostar, concessionaria Honda, anticipa le offerte di fine stagione. Vai Simone! E sono tornati anche loro, i fantastici PCX a chilometro zero. Abbiamo tutte le colorazioni a disposizione, quindi il nero lucido, il bianco metallizzato, il grigio opaco, il rosso metallizzato, ad un prezzo incredibile, 2.540 euro più voltura. Parliamo di moto nuove, appena immatricolate, con 4 anni di garanzia ufficiale della casa. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. La più vasta gamma di vetture usate Jaguar e Land Rover la trovi solo da JB Cars a Monza. Con la garanzia Proof della tua Jaguar o Land Rover usata avrà sostenuto 165 controlli da tecnici specializzati. Potrai contare sempre sul servizio di vettura sostitutiva e sul soccorso stradale in tutta Europa. E poi 24 mesi di garanzia, anzi solo per i nostri spettatori, 36 mesi di garanzia sulle vetture approved. Non perdere questa straordinaria occasione. Scegli la tua nuova Jaguar o Land Rover usata da JB Cars a Monza. Numeri uno per passione. Motor Times è la storica concessionaria Yamaha di Saronno, una struttura moderna in cui troverai tutta la gamma delle moto e degli scooter Yamaha, un fornitissimo reparto dedicato all'abbigliamento, ai caschi e agli accessori e un magazzino ricambi pronto a soddisfare in un lampo qualsiasi richiesta. Il reparto assistenza e l'officina sono i punti di riferimento per il cliente Yamaha, per tagliandi veloci, il montaggio di ogni tipo di accessorio o il cambio pneumatici. Da Motor Times trovi anche una vasta disponibilità di moto usate delle migliori marche. Motor Times a Saronno e a Legnano. Allora, ti vi sgridano?
perché si aspettavano una Elan, si aspettavano una Esprit. Io ho detto settimana scorsa agli amici, guardate che avremo anche... Allora, guarda, invece abbiamo... avete battuto la fiacca. No. L'S1 l'avete venduta. Ascolta, che non si fa. Mi è venuto in mente adesso. Abbiamo di là l'Esprit V8 e un Elan anche. Bravo. Facciamo, facciamo la trasmissione. Bravi. La rifacciamo un'altra volta. Ma non ci penso neanche. Ma secondo voi? Va bene. Giovedì prossimo facciamo una. Vedi, vedi che però ci rimane. Sono attenti. Però. Esprit, abbiamo un Esprit V8 spettacolare, che è l'ultimo, l'ultima proprio che è stata prodotta. E che è una macchina che è un cannone allucinante. La Elan ce l'avete. La S1 la recuperiamo. Anche se l'avete. Sì. La recuperiamo e comunque l'altro giorno siamo andati a provare l'Esprit e ancora oggi è una macchina bellissima, ma è di un'ignoranza incredibile nell'erogazione, cioè è pazzesca, perché ha veramente una coppia incredibile con quel tre... ah, a parte che lui ha fatto ha smontato il motore, può dire com'è, e comunque io finisco solo con questo, cioè tu metti terza, se acceleri non puoi affondare, perché a un certo punto inizia a patinare. Bellissima. Che motore monta, Franco? Monta il motore Lotus. Lotus? Lotus, è l'unica Lotus che monta il motore Lotus. No, beh, ce ne sono altre, le Esprit. Sì, tutte le Esprit. Anche il, no, il 4, sì, anche il 4. Il, 4 il motore, scusa, la Omega aveva montato quel motore lì, il motore della Opel Omega. Opel Omega, no, era un GM. Poi fatto da Lotus. Preparato da Lotus, sì. Invece quello è proprio un motore Lotus. Questo motore Lotus, fra l'altro, molto bello, un V... molto aperto, bello. Va bene, bello, quindi dobbiamo tornare a vederla. Cioè, ho pensato che l'hanno fatto comunque negli anni 90, cavoli, un bel mezzo, un bel attrezzo. Luca, allora parto da te, con la tua. Volentieri. Perché nerazzurra? Molto più bella bianca e nera, secondo me. Molto, ma molto più bella bianca e nera. Visto, bianca e nera. Nerazzurra, non so come mai, ma... Jack, ti piace? Per allora, diciamo, non ho badato alla... alla questione calcistica. Stiamo scherzando. Poi io sono milanista, quindi però no, è un che modello è? È un azzurro, secondo me, davvero spettacolare. Poi cambia a seconda anche delle luci, delle nuvole, veramente bella. E è un 380 Sport, quindi Exige, 380 cavalli, quindi il nome tradisce sempre effettivamente i cavalli. E per me questa è la quarta Lotus acquistata da PB Racing. Quindi ho comprato la prima Elise con Stefano, poi ho comprato la seconda Exige, quella tradizionale, con Stefano, poi sono passato a Evora e poi questa. E, però quando vedi uno che ha il 410, cosa succede? Nel meccanismo Lotus, cosa succede? Quando vedi... No, in realtà... Beh, un po' ti girano i coglioni, talmente... dai, un po', no? Allora, un pochino, è vero. Però no, devo dire che, come dice poi sempre Stefano, sono davvero dei cannoni, cioè dalla 350 alla 380. Poi è anche vero che a questo livello di cavalleria riuscire a sfruttarle tutte, cioè tutti i cavalli, è davvero difficile. Certo. Quindi poi avere in mano un 350, un 380, 410, ovvio, se la guida, non so, Matteo, allora può, no? Se la guida o Giacomo Maurizio la può, ecco, loro possono rendersi conto di questa diversità. Io mi accontento del 380, penso di non averla sfruttato, di non averla assolutamente ancora sfruttata, nonostante sia andato per esempio anche al Red Bull Ring. La cosa che mi piace di Lotus è questa, che puoi arrivare in pista senza alcuna modifica, sgonfi le gomme, giri, i freni non vanno in crisi, sono degli AP Racing bellissimi, la macchina non soffre, veramente è la macchina track day ideale, quindi a me piace Lotus, la filosofia di Lotus per questo. Va bene, comunque Maurizio sta prendendo il contratto per la 410, giusto? Aspettiamo il 2020, perché... Fallo riposare ancora. Va bene, invece quella della Driving Academy dicevate che è una 350. È una 350, sì, una 350, modello comunque 2019, macchina comunque molto simile, ecco, una macchina molto interessante. Posso chiedere a Matteo, che è anche funzione di istruttore della Driving Academy, la differenza tra la tua Lotus Cup e questa? Vabbè, la differenza è abbastanza sostanziale, ovviamente. Perché avendo due motori, ricordiamo, sì, là i quattro cilindri più piccolino... Sì. Posso dire una cosa? Sì. No, a me fa ridere e ogni tanto mi fa... Cioè, mi fa ridere, ma perché mi fa molto, molto piacere,
e perché poi lo dice ogni tanto, mi fa tenerezza Matteo, perché quando lo dice, lui è uno molto, è uno, io so, anche io sono fatto così, sono molto emozionale, molto, e quindi lui ogni tanto mi dice: ma veramente questa macchina è tutta di serie? Perché a lui piace tantissimo, e lo vedi proprio che gli brillano gli occhi e dice: ma veramente questa è tutta di serie? Vai, adesso poi l'altro giorno a Francia Corta mi ha detto: ma neanche gli angoli avete fatto? No, proprio così. No, appunto, il discorso è proprio questo: quando uno prova queste macchine qua in pista, ancora di più si accorge veramente, avendo provato altre macchine originali, tutte di serie, in pista, ti accorgi della differenza abissale che c'è tra questa e qualsiasi altro tipo di marchio, perché quando la provi appunto ti chiedi se veramente sia completamente originale, e poi alla fine lo è. E lui è uno che guida forte, vero? Lo so. Ah, se lo so, perfetto, per cui questa per i corsi, quella invece per i clienti. Io faccio un giro anche da Radix, perché alla fine della stagione, stavi dormendo Fabio? Alla fine della stagione dovrà comprare una macchina. Beh, sarà anche ora. Hai spaccato il telefono, lui non può comprare la macchina, ma non si è rotto tanto. No, ma io le guido e basta. Le lascio comprare a Luca. Questa l'hai mai provata? Prima o poi la questa qua no, ho fatto settimana scorsa il corso con i ragazzi della Mai, con l'Elisa, quella piccola, sì. Stradalissima, e manca poco a essere la cap. Cioè, tiene la strada. Molto bene. E teneva la strada in maniera pazzesca, la prima volta che la guidavo un po' così. Bellissima anche quella, cioè sono veramente pazzesche come giri lo stan lì. Stefano, abbiamo qualche minuto per parlare dei programmi futuri, oltre alla Lotus Cup, cos'altro? Qualcuno mi dice: ma boh, facci vedere le due Honda NSR là dietro. In realtà è una, ma c'è uno specchio. Ah, sì, sì. Però la prima passione di Stefano sono state le moto, per cui gran premio quella, sì, l'NSR, che ti ha seguito anche Gigi Perotti, no? Ti sei... Sì, infatti. Va bene, i programmi invece di PV Racing per quanto riguarda le gare. Abbiamo parlato del prodotto di serie, della Cup. Vero. Previsioni? Allora, programma di gare, allora prossimamente avremo la gara, l'ultimo evento della Lotus Cup, poi chiaramente siamo già proiettati sulla stagione 2020, ci saranno penso a breve delle novità sia sul fronte Lotus Cup, dove comunque manterremo sempre bene o male lo stesso format di quest'anno, che tra l'altro con l'introduzione della Super Pole ha avuto veramente un successo incredibile, sia dal punto di vista di emozione nel vederla, che penso anche di emozione nel farla, perché anche loro li vedo, sì, confermo, li vedo molto divertiti, e in più li sottopone ad un esercizio che non è facile, perché quando tu entri e sai che hai a disposizione un solo giro e in quattro avete un solo giro, devi veramente avere sangue freddo e sapere bene quello che stai andando a fare e mantenere un livello di concentrazione elevatissimo, perché lo puoi tenere solo in quel giro lì. E poi stiamo lavorando anche agli equipaggi con cui affronteremo la 24 ore di Dubai. Quest'anno volevamo affrontarla con un Elise 1008 e con una V6, e la V6 adesso vediamo se andarci con l'Evora o con l'Exige. Con l'Exige siamo un po' più avanti, con l'Evora siamo un po' più indietro, però adesso proprio oggi ne parlavamo appunto con Frank e Carlo. No, lo so, è importante che fa parte del piano quello di andare a confermare le due vetture. L'anno scorso erano due Elise, quest'anno volevamo fare un V6 e un 1008. Sì. Ok, mi è sfuggita una domanda prima, ve la faccio perché qualcuno vuole sapere se la Caterham non ha più nulla a che fare col marchio Lotus, Stefano? No, Caterham non ha più a che fare col marchio Lotus, sì, perché era nata come Lotus 7, poi si è trasformata in Caterham, ma no, adesso sono proprio una cosa a sé. Due mondi separati, sì, è una macchina stupenda, la Caterham è una macchina veramente bella. Il problema è che ad oggi è una macchina che purtroppo diventa un po' pericolosa, perché l'abitacolo è quello che è, cioè guidi praticamente con le braccia fuori dalla macchina, e a me è quello che mi ha sempre fatto paura, perché ne ho avuta una anch'io, ne ho avute due, a dire vero, una Caterham vera e
una Megabusa, che era una macchina, una specie di Caterham riprodotta da Westfield col motore della Suzuki Hayabusa, quindi era esagerata da utilizzare perché faceva 10.000 giri col motore da moto e girava come una moto. Però il problema è che quando andavo in giro, cioè io quando mi fermavo gli stop mi rendevo veramente conto che se mi fosse arrivato uno scooter nella portiera, quello dello scooter si sarebbe salvato, io mi sarei ammazzato, perché sei chiaramente dentro questa macchina che è piccolissima. È anacronistica, non ha nessuna protezione. Va bene, forse sì. In pista tra di loro, cioè in monomarca sì. Tra di loro, sai che sì, rischio c'è, però pista, meno male l'impatto sì. Arriva da una vettura simile, purtroppo ci sì. Può stare. E però chiaramente anche lo fa, decide di farlo, non è che guidare, lo obblighiamo noi. Da guidare è divertentissima, anche se poi chiaramente l'evoluzione che ha avuto Lotus con l'introduzione dell'Elise, Lotus ha praticamente fatto una vettura che a livello di piacere di guida non ha nulla in meno di una Caterham, anzi, però con degli standard di sicurezza nettamente più certo, davanti. So che tu volevi salutare una new entry. Sì, tre new entry, che una non c'è, che è Ambra, che è a casa. Alberto, che è il nostro... Ambra è la nuova, diciamo, la nuova team coordinator della Lotus Cup, e in più con Mao si occupa dell'immatricolazione, registrazione delle vetture. Alberto invece è il nostro nuovo responsabile accettatore e organizza insieme a Franco il lavoro in officina. E poi c'è Paolo che è là dietro, nascosto, non vuol venire, che si nasconde, sta un po' timido. Gli impegni no. Anche lui è un nuovo, è un neo acquisto ed è il responsabile del magazzino. Infatti adesso stiamo facendo un sacco di lavori nuovi, stiamo spostando tutto il magazzino. E poi arriverà, fra poco arriverà anche Massimo. Sia Paolo che Massimo sono due persone che ci ha portato... Alberto, appunto, che lui ha lavorato 20 anni, giusto? 20 anni in Jaguar, Land Rover e Jaguar, e quindi vabbè, poi ci ha portato appunto Massimo e Paolo, giusto? Bene, bene, bene. Perfetto, Ste, grazie mille per l'ospitalità, è bellissimo aver vissuto lo spirito Lotus PB Racing. Grazie mille, dovremo fare Elan Esprit. Sì, Esprit, ma purtroppo qualche storichina in più di questo marchio serve, sì. Perché la gente ha una passione, mi hanno chiesto anche la 340, insomma, sì, arrivano bello, richieste anche impegnative. Ci organizzeremo. Non ci abbiamo pensato, perché le abbiamo di là tutte coperte. E bravi, complimenti, bravi, passando... ditecelo pure, va bene, però va bene così. Andiamo un po'. Va bene, amici da sempre, grazie ragazzi. Grazie a tutti, ci grazie a tutti, ciao a tutti. Ciao da PB Racing, ci vediamo lunedì prossimo in diretta per Paddock. Se vogliono, qualcuno volesse la Lotus, sa dove venire. Dove che vadano, dopo che gli avete fatto capire cos'è veramente la Lotus, l'abbiamo anche smontata una, l'abbiamo messa a telaio. Hai visto che veloci? Si fa così. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao. Ehi tu, lo senti questo silenzio? È il silenzio di nuova Kona Hybrid. Vieni a provare in anteprima il mondo unico della nuova Kona Hybrid domenica 29 settembre da Fassina, in via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Potrai conoscere anche tutti i modelli.